riesco a vedere l'aggiornamento 12 della divisione. Poi dopo che devi che vedi il pulsante per scaricare, poi okay. Giusto per vedere l'aggiornamento. Beh, a livello 50, fatemi arrivare a livello 50 e poi posso anche morire. Bene così. Atto, non posso accadere. Drammatizziamo, capo, no, che ne per forza. Io ricordo ancora, mo parla di tutti i 50 anni, io ricordo mio padre ai tempi, quando io giocavo al schiattato, perché mio padre era vicino a capire, non è che te ne giochi fatti in mano. Come la PlayStation, non più, però come la vedere. Ma manco un cellulare, ma guarda. Ma poi è sicura sta roba qua del livello 50? Ma io non lo so, io gira sta voce, avevano parlato no, anche del crossplay tra dei, ma io non lo so. Io finché non ho ufficialità non ci credo tanto al 50. Secondo me al 50 non ci arrivi. Però io qualche cosina dovranno fare sicuramente. Cioè dopo inizierà la stagione. Inizio dicembre finisce questa stagione e inizia la stagione 3, mi sembra, o 4, boh, non mi ricordo. Scusami un attimo, loro ora devono mettere il discorso di nuovi traditori, di nuove situazioni, quindi ai fini pratici, a che cosa serve portare al 50? Ci sarà una nuova storia, una nuova situazione. Cioè, poi a me che cosa mi comporta di miglioramenti? Cioè, i nemici sono più forti, ok, mi fai trovare pezzi più alti e sono appunto a capo. Ragazzi, esotico. Esotico, ottimo. Camaleonte. Io questo dico, sono d'accordo con te, perché effettivamente c'è come se tu ricominciassi il gioco da capo. Esatto, cioè, non cambia nulla. Il nuovo, perché poi la missione di New York... in 2-3 ore in un pomeriggio, se tu te la vuoi fare proprio soft in una giornata, ti metti tranquillo, te la fai anche da solo. Perché non l'ha contata la taglia? Ha contato solo questa qua, ma ha contato, ma che cazzo di giocatore cacchio è? Aspetta un attimo, una sola me l'ha contata. Te l'ha contata? Ma, 2 di 1, ne abbiamo fatte 2 di taglia, me ne conta ancora una. In controllo, perché andiamo a delle snitch lì dentro. Sì, guarda, io ti faccio vedere dove lo trovo io di solito. Ma per me a livello 50 voglio un po' troppo. Qua guarda il Jefferson Trade Center, andiamo. Che comunque sì, il problema sai cos'è? Che già quando è stato il passaggio a livello 40-30 è stato un po' traumatizzante. Vabbè, risolto perché poi dopo hai trovato i pezzi, si è trovato tutto quanto, però cioè, non è stato proprio è durata pochissimo la missioncina, il pomeriggio te lo sei fatto senza problemi, quindi non so l'utilità. Ma no, c'è poco lore proprio... dietro come gioco della Division. Io poi dico io, no, io non so. Invece Destiny è il contrario, tu quando esce la stagione nuova di Destiny ti faccio lo share play. Come inizi che locchi sul gioco già ti escono 3.000 scritte e ti dirà vai su in torre da Zavala per parlare di quello che sta succedendo sul Giove. Poi vai su Giove, partono i filmati dell'ambientazione, tutto, parla con gli NPC della zona che ti spiegano quello che sta succedendo, parla con i tuoi alleati. Bello, bello, bello. E su questo Destiny... Oh, c'è Babbo Natale. Cioè, che cosa serve? La libreria me la fai ricercare tutto, perché ovvio quello che ho adesso sarà tutto più scadente. Perché magari ti metteranno, non so, danno critico, magari te la porteranno al 15 piuttosto che al 12. Per okay, dire tutte sta... qua guarda, vai di qua c'è il vai qua sotto il tunnel, poi vai di qua e in fondo lo trovi, se hai fortuna c'è già, se no fai ti disconnetti qua dove c'è questo camion
In questo angolo qua trovi qua Snitch. Lo trovi lì. Non c'è. Però non so se devi andare sulla mappa, se devi essere da solo. Possiamo sgrupparci in caso. Provi a farlo da su, perché io l'ho trovato, quindi non... A parte che esce di nuovo, anche se l'hai trovato esce di nuovo, non è quello. Vai qui, sì. Se non c'è, lo fai due o tre volte, ti esce. E basta. Così ce l'hai anche te. Ti dà anche una taglia. Non capisco perché non mi ha dato la taglia prima della caccia all'uomo. Non lo so. Io lì so che ho fatto una taglia lì, ho. Dentro lì. Quindi. Vabbè, sicuramente dopo te la darà, eh. Sicuramente pure io l'ho fatta la taglia da dentro per completare. Poi ti mancano altre taglie ancora? Dai, Manca solo questa qua in queste zone, devo fare le due missioni. Cioè era giusto per farlo, più che altro era per gli avamposti e sbloccarmi roba del fai da te, detto proprio pulito pulito. Comunque guarda, cioè, mi è dispiaciuto per le critiche di questi che ha avuto sto gioco, però resta il fatto che anche noi player siamo stati un po' così gonfi però a determinate situazioni, questo sì. Però la cosa poi dall'altra parte pensa, quanto costa fare per un'azienda fare una missione in più, anche a pagamento? Cioè se, non so, adesso non fosse, se tu sulla mappa metti un'altra missione, adesso non so come funziona. Però gira e gira la Antonio, non è cassetta. giustificato perché tutti i soldi che prendono non c'hanno scusanti, anche quelli di Destiny, con tutti i pre-order, non pre-order, cioè ragazzi, Però ti dico sono soldi, una eh. cosa, io dico una cosa, io parlo sempre da spettatore di Destiny, poi l'ho sempre detto, però Destiny c'ha più cose. Cioè, chi è che si lamenta di Destiny vuol dire che veramente l'ha spolpato come una Fra, ti dico, sono 60 euro, però è normale 60 euro. Cioè, capito? Però io penso che comunque anche per un giocatore veterano, cioè per anche i giocatori che si avvicinano a sto Destiny adesso, a sto The Division adesso, Ok, anche non l'ho se... trovato ancora su Niche. Niente, ok. Riesco? No, continua, no, scusami. No, dico, fattosi le missioni, fattosi il livello 40, fattosi le soldi, che Oh, fattosi te lo l'hai. giuro, un giorno ti ci porto. Quando vuoi ti ci porto. Cioè, Ti faccio vedere cose capito? di pesadina. Ora per dirti, se tu vuoi girare tutto il pianeta, sotto un pianeta per andarti a trovare, non so, le cassettine, le cassatine, tu passi intere giornate, capito? Al di là che se tu sei un giocatore anziano o un giocatore giovane, capito? Io penso che nonostante tutto ci sono più cose da fare, Oh, ti ci porto e poi vedi. Anche parti le queste di qui, non ti ci porto. ma anche già, io per esempio, sai cosa stavo facendo? L'orda sulla luna. Sai che io mi divertivo da morire, perché anche se io non avevo amicizie, non avevo clan, non avevo armi, Poi tutto giocavo proprio te la da fai con solo. me, quella roba lì te la fai con me. Guarda, io mi mettevo a fare le Te orde, ore intere a ripetizione, e quindi la magari fai con facevo me, ti faccio vedere. facilissimo, cioè Te la ragazzi. fai con me, vediamo come ti diverti. Capito? Penso che sia un gioco molto... A me piace come gioco. Ma il discorso che, allora, che ti facevo anche l'altra volta, io lo farei anche un clan italiano, se si è almeno
PC, aveva che quelle sei persone da giocare qui. Infatti io dicevo, ho trovato un Bombetta, Bombetta se l'è riscaricato. Io gioco a destra, io gioco a destra. A te comunque piace destra. Comunque è una situazione che ogni tanto ci sta pure cambiare, fare un po' di Division, poi Destiny. Almeno ti cambi, non ti fa stufare nessuno dei tuoi giochi. Perché magari da Destiny passi a The Division, da Division passi a Destiny, ti alterni un po'. Cioè io la vedo così. Perché fossilizzarsi solo su un tipo di gioco tende poi al un po'. Cioè io parlo per me, mi tende un po' Ma a. per esempio anche i famosi raid, quindi sono, cioè i Ma raid anche di perché su The Minecraft. Division, scusami se interrompo, perdono. Anche The Division stesso. Cioè, non c'è più un cazzo, due raid, basta, una volta finiti, che Quello dico io, se si avvicina un player nuovo e si fa le taglie, si fa i raid, si prende le sodiche, cioè se sono 2 mesi di gioco, un mese di gioco, che spese praticamente? è quello che è successo a me. Cioè, io ho fatto tutto, sono riuscito a finire tutti i raid, mancano lì con la famelica, poi tutto. Però boh. No, ancora non ce l'ho snitch. Niente. Riesco. No, ma però poi ragazzi miei, poi. E comunque tipo, anche Destiny è da provare, più che altro il PvE. E comunque è bello da farlo in compagnia. Veramente bello. Poi ognuno si sceglie la classe che vuole, il titano, il cacciatore, Anche se comunque sai cosa mi piace anche di Destiny, mi piacerebbe fare anche lo stregone, pure mi il fagiolo. piacerebbe saperlo usare, bello, bello. Bello, 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 bello,
Dipende anche dall'utilità in quel momento, perché tipo il Titano l'hanno massacrato in PvP. Una volta c'era il Titano con la maschera e il monocchio, facevi una kill, ti refullavi la vita alla corazza e in più ti diceva. Poi la cosa bella di quella maschera lì è che ti indicava sulla mappa i nemici, cioè i nemici, i player che avevi già hittato. Quindi capivi dove stavano, per cui era illegale. Come la maschera del cacciatore che c'era in anno 2, ma in anno 1 era uscita. Con No, ma quella l'espansione, la mente bellica. era anche una bella estetica, però come per esempio no, non sono riuscito mai a prendere la mitraglietta di crogiolo, che devi fare La delle kill, mitraglietta del non mi crogiolo. ricordo come La si mitraglietta del chiama, crogiolo. Ah, la scelta, la scelta. Bravo, io ce l'ho. è bella la scelta, Ho grande. fatto. Allora devi fare competitiva. Devi arrivare a Chiaro, top. Ho come fa? fatto anche l'ululato alla luna, che non le portate del crogiolo. Non sono riuscito a fare il No Forgotten, per non dimenticare, si chiama. Per non dimenticare. Quello era ancora più bello. Mo mi sono fatto il cecchino, il crogiolo, il revocatore, che i colpi ti ritornano nel caricatore anche se becchi in body. Se tu non uccidi il player, il colpo ti ritorna in canna. Bello. C'è un bel raggio di fuoco quel cecchino lì. Ragazzi, Però che io sono dobbiamo amante di fare? fucili puri. Che dobbiamo fare? Sto cercando Spiegamoci. Snitch, spiegatici e poi voglio fare la taglia. Ah, ok. Volevo finire la taglia, giusto per andare avanti la caccia all'uomo. Ah, io Io non ci volevo sono. più che altro. No, buono, non ci sta Ora. Snitch, grazie. Non c'è ancora? E No. beh, comunque quando vieni qua a farti Un giro col Jefferson, un sì, giro. se Io ho ormai trovato quello. il primo giro ieri. Sono arrivato qua, vedi già un punto interrogativo in lontananza, ti avvicini e lui. Certo. Se volete attaccarmi a me, venite pure che prendo la taglia, la facciamo, andiamo a trovare. Ok. E comunque gli avamposti cerco di farmi tutti ancora per sbloccarmi la roba del fai da te che poi dicevo con Stefano, poi devo farlo, perché sono identico sempre. Devo farmi un paio di giri in zona nera per la via. Perché ho visto che c'ho due pezzi, posso fare la via, il torace e la fondina.
posso fare della IKEA. Poi tornando ai ragazzi anche di ieri, no? Che tendenzialmente hanno un po' timore di entrare nel parco, le cose. Io penso che ci sta la cosa, però giocare in solitaria io mi romperei i coglioni. Cioè, non riuscirei. Che più bello farsi la partitella, la chiacchieratina, quello è fatto. Ah, io sono dell'idea che gente come c'era il Maurizio, Caruso e Moiaglio lì non servivano un cazzo al clan. E tu dirai, mica, sei parole forti. Ma Io sono così, io no, o ma ti dico, bianco o no, io ti dico, guarda, bianco nero. io ti posso pregare una volta, 2 volte, ma se poi dopo sei Bravo, testardo, esatto. io che posso fare? Perché poi dopo No, 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 però io purtroppo sono drastico su queste sì. cose, Anto, perché tu sei uno che ci gioca da tanto tempo, come era Maurizio, altro. Poi giochiamo assieme e io che sono un novizio devo coprirti il culo di più a te e vado a vederti, ma neanche a vederti perché a me mi frega un cazzo. Però, nel senso, sii più presente per fare attività, Guarda, poi di come giochi, ti... giochi io non Sì, c'è nessuno, però. ma sono d'accordo, perché poi dopo... Se tu non sei presente, mettiamo attività e vuoi le malcagate, cosa posso fare? No, a me mi è capitato precedentemente anche con l'ultimo clan. Si erano un po' incasinati, quindi ai fini pratici si necessitava per forza, aveva necessità per forza di cambiare, ma per migliorarti proprio come player, proprio come, perché qua in questo gioco non si finisce mai di imparare, quindi hai bisogno di confrontarti, di cose, però cioè, la solitudine, giocare da solo mi rompe i coglioni, cioè, non esiste, non è da me. Qual è la missione? Dobbiamo fare la taglia. La taglia. Non la vedo, vabbè, ti seguo. Spero che sia. Ok, messa. Ah, eccola qua, sì, perfetto, perfetto. Ci andiamo a piedi? No, o ci spostiamo all'avamposto? Allora, ci possiamo spostare anche da un posto, volendo, sono già qua. Vedi se me la conta. Oh, Quindi Stefano. sono tante persone ogni volta a tribulare per far raid perché quello non risponde, l'altro se ne frega, di buono un po'. Ma perché poi dopo è anche il discorso, sì, d'accordo, l'orologio basso, d'accordo, la build, però se tu non giochi, cioè se non giochiamo insieme, c'è meno possibilità di troppo. Ieri pomeriggio è stata tutta la giornata a giocare per prendere questa cassa di maschera. Siamo andati io, Ugo e Ghost, sono uscite 3 maschere e ne esordito. Minchia. No, è una giornata che aspettavo questo Giornata momento. che aspettavo Porco questo Giuda, momento. dimmelo, No? Tanto comunque siamo a giocare, a me o mi Siamo a facciamo una giocare, a me o missione, mi ci facciamo facciamo la il summit, summit, o ci ci facciamo facciamo la la ribassa ribassa che che gioca, gioca, a me a me non non me me ne ne frega. frega. Quello è. Ma sto contento, speriamo che oggi vinca. Minchia, ho sbagliato strada. Oh Stefano, se la piglia troppo di festa oggi, oh, mamma mia, Stefano dorme ancora, sono le 10:30, ma non è possibile questa storia. Ma Ma questa storia sì, qua, però c'è riposare, il cartellino da timbrare la divisione, non è ma. possibile. Visivo. No, ieri si è fatto le 3, alle 7 ho acceso, ho dovuto fare delle cosettine, però comunque adesso devo approfittare, sto a casa, mi devo scassare di divisione, proprio mi deve venire la nausea. Ma alla fine della fiera non gioca più a Division Audace. Io non ho capito, scusami, Non è proprio Luisa. morto. Dico Audace. È No, ancora vivo che gioca. sì, gioca, presumo di sì, ma insomma, hanno sfaldato un clan, cioè, ma pure chi li segue, cioè, basta, cioè io non è più cosa. Hanno fatto degli errori gestionali madornali, quindi a posto così. Non si butta un clan nel cesso con tutta l'anzianità, non sono d'accordo. Che poi dopo l'hanno rifatto, si sono staccati da questi qua che hanno creato problemi, che io gliel'avevo detto, che questi qua non erano buoni, e l'hanno rifatto, non so che fine hanno fatto.
Cazzo è Molti questa gente agitano qua? con denti rossi. Andre, lo puoi fare un... Andre, lo potresti fare un caffè? Vabbè, dai. Charlie. Buongiorno. Ui, carissimi ragazzi, buongiorno. Tutto a posto? Tutto bene? Buongiorno. Sì. Sono entrato a salutarvi un po' e vedere com'è stata. Tutto a posto, Grazie, vai. grazie mille, sì, tutto a posto. Grazie, sì, Bene, bene, bene. dai. Eh? A divisione? Sì, solo che oggi devo un po' rassettare casa perché mi arriva la lavastoviglie con l'asciugatrice, eccetera, minchia. Vabbè, però devo dire una cosa, cioè a divisione, scusa, non è che... Cioè, dai, a divisione, cioè... Ustacce frate, ustacce frate. Divisione, divisione. Che poi... Però che la cosa non va qua? Pure ieri mi sei ingrassato a salire sta cazzo di corda. Infatti, non capisco perché non va. Alla fine il ride ieri? Come è andato? Niente. Abbiamo fatto la fornace, però... C'è gente che va a me con... Ma cazzo fai? Come fate a salire tu? No, con l'altro ascensore. Qua c'è la qua, prima qua. Ma vaffan... C'è gente che? Non l'aveva mai fatto. Vabbè, amen, potevate insegnarglielo. Ma è free, però non puoi farlo in 2 secondi. C'è capito, però No, no, l'abbiamo... Non lo fai in ci abbiamo fatto secondi. gli step, comunque hanno... Se, perché ci sono dei ruoli ben precisi, se, hanno capito. Però è dura, è dura, minchia se è dura. Però ti dico lì una se non cosa, c'è coordinazione zero. Penso che comunque un altro paio di giretti si riesce. No, ma lo finiamo oggi il terzo step. Lo finiamo. Però farlo di primo colpo non ci credo che non l'ha mai fatto nessuno. Ci devi mettere un po' di tempo perché dai, neanche il pro player lo fai rapido così. E poi raga, il divertimento che conta, raga, dai su. No, ma io guarda, io dico una cosa, io ora posso andare stupido, ma io quando... Abbiamo completato la prima volta, cioè, ma io ho avuto una soddisfazione questa perché guarda è stata tosta, i primi giorni che poi avevo nerfato qualche potenza di mob, adesso non ricordo che cosa avevano fatto, ma veramente soprattutto questo qua, questo pezzo qua di scuro, io non ho capito niente, sono tutte persone che gestivano, io sparavo tutto, ma è stata una soddisfazione. Ma quello sai chi l'ha terminato il raid? Chi ci ha salvato il raid? Piccola stella. Ma pensate. Guarda, eravamo tutti quanti morti, tutti quanti a terra. Lei prese, l'ultima viva, prese il cannone e ha sparato al carro e ha buttato il carro e ci ha rianimato tutto qua perché abbiamo finito il raid. Qua è stata una wow. Ci siamo fatti un culo quella volta e lei è riuscita, non so come ha fatto, di mezza rincoglionita, mezza, ed è stata lei a tirare giù il raid. Piccola stellina. Ma si è trovata al posto giusto nel momento giusto, perché lei teneva che era lì e il mob gli ha buttato a terra il cannone, lei era l'ultima viva, si è girato, spara, 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 secondo me lei non sapeva neanche dove sparare, ha buttato da occhio lì, Sì. Se guarda mi gioco le palle, a occhio l'ha buttato lì, perché era proprio all'inizio, e all'inizio eravamo tutti quanti, ci stavano solo un paio di persone che conoscevano i raid e che si conoscevano, non so, che come avevano fatto, niente. Perché il raid era uscito veramente da neanche da quella no, che poi finita la fornata. Poi c'è da fare la morozzola. E purtroppo secondo me c'è purtroppo che lì è il bello. Tranne il primo step gli altri tre sono tutti. Perché anche il secondo, se non ti organizzi, non coordini un attimo. Anche il secondo che è più facile che il terzo. La gente che non ha mai fatto, che è normale che si tribula un attimino, perché comunque ci va il suo tempo, non è che lo fai ora ti dico una cosa, perché sentir parlare sembra facile, perché poi se ti porto a fare i raid su Destiny, che sono 30 volte più difficili ancora di questo Division qua, cioè lì capisci realmente che vuoi fare la cosa di fare un raid,
se non sei sincronizzato, devi essere organizzato bene. No, ci vuole tempo. Questi qua invece sono ancora, come si dice, ride, sono ancora a livello di tematiche, sono ancora facili. Capisci? Poi la meccanica ci metti un attimino a imparare perché è giusto, però non è tutta questa complicatezza. Però non puoi neanche stare lì poi dopo a prendere che uno lo fa al volo, No, no, perché comunque cioè, certo, nessuno l'ha mai quello. fatto al volo, perché se vuoi poi dopo che lo fai al volo, allora io stronzo ti mostro i testi, dico fammi al volo sto ride, No, vabbè, allora allora lì poi capisci che poi dopo. se non fosse difficile, poi, se fosse facile, tutti quanti lo fanno alla prima botta, capito? No, no, Quello però a è livello di giustificato. ride, giocando sia con su quello che giocando sia qua che giocando di testa, tra i ride di testa e questi, ma come la parte? E io ve lo dico sinceramente parlando, perché se giocassi qua io giocando di testa. Resti e lascia stare. Sono No, due cose, sì, giorno e notte, sì. sicuramente te l'ha data la taglia? Sì, me l'ha contato. Ah, ok. Allora, bella, bella. Quanto snitch so dove sta. Allora, ce la fa, stavo a un posto qua, raga, ma non me l'ho indicato. No, sono veramente complicati, intanto. Tu qui ci hai giocato un po', No, ma come hai non visto si pure da può, no, spettatore. questi qua non si possono, cioè, i ride di Destiny è un macello. Mi ricordo, carissimo Paolo, che c'è un ride che praticamente c'era una specie di entità sospesa nell'aria che tu dovevi distruggere, una specie di occhio o delle zone che erano una volta era azzurra, una volta era blu, tu dovevi prendere i teschi, ma non mi ricordo qual era. Perché non mi ricordo Ah, veramente. minchia, Il Divoramondi, il Divoramondi da Cal, dentro da Cal, con mamma i mia, testi per quello è fare i piatti, che fantastico. devo affrontare, Mi dai dietro un barcone, mamma. che Lì c'è sto ex gigantesco al centro, che poi gli hanno dà il pigliato un danno, attimo la sì. strada. Il problema sai che duravano tanto perché poi io non l'avevo mai fatto, gente che non l'aveva mai fatto, quindi non dico cavolate, 3, 4, 5 ore fa soltanto metà di semplice, una volta Sì, era tipo ma anche noi, un'ora. appena uscito anche noi. Macello. Io non l'ho mai fatto, non l'ho mai Il fatto, più neanche lungo il Divoramondi. l'ho fatto, è stato il primo raid di Destiny 2, che poi ci siamo organizzati tra noi capoclan, su The Tower, su Facebook, ci siamo organizzati e abbiamo detto proviamo con i nostri clan, poi ci troviamo noi capoclan e facciamo un gruppo da 6 per andare giù a provare, per vedere di trovare una quadra. Siamo andati giù a provare il primo raid. Mi è messa tipo 8 ore per capire bene gli step, da dove arrivano i mob, dove non arrivano, come muoversi, il lagone, dove si deve correre al lagone, quello sulla piazza deve sparare psionico che vola, poi i cani, capire il percorso che fanno i cani, quello sopra come si deve comportare col cristallo per spaccare il fiore, non è poi lo stesso Carus, il boss Ma finale, poi la grafica e è ti. eccezionale, cioè una Le grafica. terme, le terme, le terme, lancia le terme, con i bagnanti che ti tiravano un cappotto e ti facevano volare. No, no, no. Si è messo, ho detto, tutto quello che ci ho messo. Per noi capoclan che ci conoscevamo per trovare una quadra. Per poi farlo con i nostri rispettivi clan. No, le comiche, guarda. No, sono difficili i raid. Destini 2, Destini 1, i raid sono. Fai Norix su Destiny 1 e mai fatto. No, questi qua no, questi qua no. Vabbè, questo lo fanno a voglia. Però le ambientazioni sono bellissime. Sì, no, ma una grafica, i giochi di Venti è bellissimo. Ma anche certe quest, ragazzi, col timer ce l'hanno da fare su Destiny che mi diventi matto. Per farti il fucile esotico, il cecchino, il. Oddio, come si chiama? Il fucile martellante, si chiama la suggestione così. Come Vabbè, ma cazzo l'ha poi con 4 chiamato? uccisioni in un modo, 300 ci fai qui, no, No, dai, ma a dipende da... parte quello. Poi c'era una quest col timer che dovevi correre e far parkour, ovviamente. Però la visuale. Quando facevi i salti o della grafica era un pochino storta, quindi tu è come se tendenzialmente tendevi a
Invece quindi è ancora più difficile. Tutto parkour era. Poi arrivavi alla fine, dovevi fare tre stanze dove... E poi arrivavi alla fine, c'erano tre boss da far fuori, che erano tre colossi corrotti. E avevi tanto tempo per fare anche quelli. Fox, ma ti vuoi unire? Noi siamo in tre, ti devi fare la caccia. Fox ci sa. Vabbè, diciamo che è bello, a me piace molto. Spero che avrà quella nuova stagione che ora sto seguendo un attimino sui canali Twitch. I ragazzi, spero che avrà lo stesso successo. Però diciamo che i giocatori storici pensano a una cosa che non sia, tipo che vi parlano di un remake del primo, non so che cosa Ma intendono. io non vedo purtroppo devi fare, purtroppo se no bisognerebbe fare una petizione, ti tornano a giocare tutti su Destiny 1 e buonanotte, che fai? Vieni stellino, vieni. Ma Fox ci sta? Non lo sento più. Sto qua, un attimo. No, tu vuoi unire? Noi siamo in tre, ti devi Ah, fare. mo. Adesso non posso, raga, mi dispiace. Vabbè, oggi è il Ho pomeriggio. già promesso ad un'altra persona che gli davo una mano ad un altro gioco e poi. A che gioco stai giocando? A che gioco stai giocando? Ghost of Tsushima. Ah, bello, bello, bello. Io non Sì, ce l'ho, però. facciamo il raid. Ah, ho capito. Fammi capire una cosa, adesso la campagna singola l'hanno fatta in multiplayer, tipo come The Division quella lì, oppure non se sempre single player? No, no, c'è il New Game Plus che ricominci con le tue cose. Poi c'è la mod online che sarebbe Legends, che usi dei fantasmi e giocate con un massimo di 4 persone. E c'è una sorta di storia anche lì. Però Tipo ci è sta tipo il diversa, eh. boss del nostro clan. Va bene, raga, io vi saluto. Ci becchiamo. Ovvio, Ok. ovvio. Ciao cari, Ciao, ciao ciao. buona giornata, ciao. Comunque c'è il raid nuovo di Calo, c'è stato invitati. Non l'ho vista la prima volta, ragazzi, perché manco degli occhi. Bello, 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 Levitano, tu arrivi su questa casa di dove ci fai il raid. Che purtroppo qua in Division, nel raid sono un po' più, però se non hai un minimo di coordinazione, un minimo fai fatica anche qui. Sì. Sai, il primo raid ancora vai via abbastanza. Qui già vedi il E secondo step. Stefano si preoccupa di più di fare il primo raid che il secondo, perché stupido di farlo, quello, comunque il primo raid lo vedo qui. C'è da non... Poi c'è da devi fare le vendite. E ora come allora io come lo permetti per secondo faccio un private. Se ti vuoi un clan devi comunque fare un po' cioè, poi Sì. detto secondo me dire una cosa del genere se ti dico allora pure che tu non vuoi giocare fin quando vuoi per prendere il destino perché tu non capisci il discorso là. Paolo, io non ti sento proprio bene bene bene, No, perché ho capito le cuffie. Ah, ok.
Per quello, che stanno caricando le altre. Però io ti dico una cosa, guarda, guarda, io ti ripeto, conosco un po' di persone che l'abbiamo fatto, un po' di persone, posso dire una cosa, che rispetto ad altre volte che l'ho fatto, lo sai che siamo andati bene rispetto ad altre persone che non l'avevano mai fatto? Sì, loro sicuro. capivano, ma cioè, ora ti dico una cosa, ieri io sono rimasto contento onestamente, perché poi si... No, ma anch'io sono rimasto Io se contento. avessimo avuto un altro, secondo me, un'altra oretta di tempo, non era tardi, non eravamo stanchi perché comunque c'è gente che ha giocato tutta la giornata, si sarebbe fatto, perché i ragazzi hanno proprio capito. No, no, ma si faceva, però il discorso che dicevo io. Dell'altro clan, non, la quadra l'abbiamo trovata, ma veramente dopo un sacco di tempo. Io penso che secondo me un altro po' di giri si fa, ti dico veramente, li vedo proprio spediti. Ma noi siamo a me un bel che è successo, gruppo, però a me quello che mi ha dato fastidio è che si è impallata la cosa delle tasse. E poi giustamente uno per dire, no, io là mi sono trovato veramente con qualche secondo di ritardo, a me un paio di volte non me la perdo. E vabbè, sono cose che possono succedere, però poi dopo la situazione si è tranquillizzata e sono bene. No, ma loro devono capire che i ride e loro purtroppo non hanno capito. Ma anche Predator vi stava all'interno della sala sua. Premi il pulsante premuto, la porta non si apriva. E guarda che sono rotture di coglioni. Ah beh, cioè sì, sì, quello. Cioè, sono rotture di coglioni perché lascia stare che tu sei all'inizio del ride, ma metti il caso tu stai chiudendo un ride. Oppure sembra Morozova, metti il caso, non funziona. Oh, tu butti, cioè potevi ricominciare da capo, tutto dico, la giornata era proprio sfigata quella lì, Proprio sfigata, guarda. Sì, metti che sei all'ultima porta e non si apre, devi rifare tutto il... Ti pare, sembra una cazzata, guarda, io sto premendo, una porta non si apre, no, è impossibile, che è possibile, credimi che è possibile, supplemento. No, ma è anche il discorso, io ti ripeto, io con loro gli ho fatto un discorso, sia Silvano che Stefano, che comunque, ho capito, allora non devi, soprattutto le gente che fa poi per fare ride, che devi fargli sei un miracolo e fate un plan di tu devi fare una chiacchierata per parlare del tempo per dire come si fa con la gente vuole fare vai che sa fare mi spiace a dire se non gli dai il ride la gente sono pure questo ho capito che l'uno l'avete fatto in le salse, diventano noiose, eccetera. No, ma però... guarda, no, al no, no, ma io dicevo con lui, che l'avete rifatto, eccetera, eccetera. Però io ti posso anche dire, non facciamo un ride una volta, due, tre, quattro, dopo un po' di tempo, io l'ho detto già senza problemi, io mollo proprio il gioco e devo sempre stare a fare o cazzate, o per dirti, uno deve dirmi, ma nel senso, lo si può fare senza problemi, che quello mi ha dato la risposta, però magari c'è la gente di farlo lungo, allora io ti dico ragazzi, io poi dopo me la faccio spesso. Paolo, pensa un po' che noi facevamo sempre l'ultimo step a ripetizione. Perché tu ma non è per l'arma, per l'igolo, non me ne frega niente, però devi avere lo stesso metodo di tutti, perché quelli che abbiamo sbattuto, quelli che hanno fatto fuori, prima che arrivate i quattro voi. Io e Stefano gli ho detto, tenetevi buoni quelli che si sono sempre comportati bene, sono rimasti con voi dopo tutto quello che è successo.
Ma sì, ma guarda, ci sono anche delle persone che io ho pregato, venite a fare il ride, venite a fare il ride. E poi dopo non viene, dai, Non so cazzo. perché tu gli metti un pulito pulito, io gli ho detto pulito pulito. Se io devo stare sempre, se io devo fare il corso, se devo allungare Ma pure io mi sono rotto le palle. Se uno vuole giocare, gioca. Cioè, io più esatto. di Però poi non ridicolo. dirmi, però poi dopo non ti stupire se io sono su FIFA o sono su Destiny, perché ti rispondo, cosa vengo a fare su The Division? Che tanto non posso neanche fare, cazzo ne so, il 2, il Rai 2 o il Rai 1, cioè cosa devo farci? Cazzo me ne dopo un po', il summit mi piace farlo, perché devo farmare, migliorare la mia build, se qualcuno ha bisogno io ci sono, però a livello proprio di spiccio spiccio, cioè cosa me ne frega, cosa mi dà poi? Scherzi, che ne vedi, va. Però, ripeto, cosa fai su quella lì? Poi io ho detto che a Stefano, Stefano, io voglio vedere i vostri piani, la struttura, era già così affiatata come se tipo noi, perché io comunque mi ero già chiuso qualche ride, però se non mettiamo già chiuso. Veterani di vecchi, ragazzi, allora mi ci porto io su un gioco dove c'è più di ride e voglio vedere se quello cambia. Ma secondo me per quello che abbiamo giocato il giorno di vantaggio, perché come dicevo con Stefano pure, che Stefano qua a destra è carino, però sei più troppo a sinistra, non ci stai più qui. Ma tu devi allargare i tuoi, devi allargare anche la tua, devi ampliare la tua gioco, perché tanto ti focalizzi solo su e poi dopo ti senti un po' pesato quando ti arriva gente che magari sa cosa vuol dire far ride, ti senti un po' sai. Oh, io non capisco queste persone chiami rinforzi da 400 volte. Pure più quando ho fatto che prima mia erano più vicini, non so come c'è. Boh, Fallo come ti scusi Claudio non aveva mai fatto stare solo sopra, comunque sembra un'altra persona, è semplice. Curarti, attiva la porta a quello, leggi i codici, e ci Non lo vuole so. tutto, cioè. E a volte mi metto con loro, ragazzi, ma guarda, Paolo, guarda, ti dico una cosa, per ipotesi ogni gruppetto ha il suo modo. O per esempio ora voi fate per esempio mettete una persona sopra, A e B, ok? Noi mettiamo due, per me era sconvolgente mettere solo una persona, ma questi ragazzi sono pazzi. Beh, effettivamente, dopo che mi è stato spiegato il senso di questa soluzione, beh, io ti devo dire che devo stare zitto, non posso, cioè, sbagliavamo noi a tenere una persona in più su. Inutile, perché se tu fai con questa tattica capito, qua, però hai capito? gli dai Ogni tempo volta diventa diverso. Ma ogni volta no, diventa diverso. sopra hai un bel rischio perché se No, io no, sbaglio la cura no, di un io parlo, io secondo. parlo, io parlo, vabbè, tu che ti, là dentro, devo essere bravo, è difficile, è quello che sto dicendo, però. Cioè, si rischia che per una stupidata mia butti via una run intera, eh. Vabbè, Cioè, hai però tu troppo peso devi. su una persona. Sai, se sei in due, vado giù io, c'è un altro. Però No, così rischi veramente io scusa, mi che. sono espresso male, la corrente, io intendevo la corrente, sai che voi Ah, mettete, sì, no, certo, c'è quello. capito? Quindi normalmente, quando una notte è capitato che ho fatto il raid con altri clan, dove usavano questi sono pazzi, cioè come fare a tenere una persona con la corrente e va giù? Beh, poi effettivamente, vedi l'ignoranza mia di un player fossilizzato, cioè tu devi ascoltare, perché, e ti posso assicurare che così funziona meglio. Funziona meglio perché togli una persona e la metti a fare DPS o pulire sotto, cioè
Cioè, quindi, quindi anche tu che stai là dentro, ti fai un culo della Madonna, perché chi, non, chi sta là dentro non sa che tu, oltre alle tasse, la corrente, no, voglio dire, la pressione... E lì è un continuo, corrente, cioè, tiri la leva, vai a leggere... Cioè, lì devi mettere sulla bilancia, dire, ok, un uomo sotto vale il buttare via una run, capisci? Perché, ti ripeto, se io sopra cado, o mi avvicino al muro e qualcuno mi tira su, o si butta via l'intero giro. Sì, ma che poi devi tenere conto, anche tu puoi avere la resistenza, cioè, al calore più forte di tutta la divisione, ma là ci stanno, fa un calore della Madonna, quindi deve funzionare, se si buggano le cure, che fai? Vai a terra. Esatto, quindi cioè l'altra volta sì, c'è andata anche di lusso, però può capitare che tante volte andrò anche giù, nel senso, bisogna vedere quella persona sotto in più, cioè realmente rende più facile o no il secondo step? Beh, io con tutta onestà, io sempre sto con Paolino... faccio un esempio stupido, bravo, andiamo a vedere. Quando io ho detto, raga, mi hanno placcato, hanno detto, ma è impossibile. Se ti dico che mi hanno placcato, che tutto quanto mi ha fatto addosso, e con lui, con assolutamente un primo addosso, per fare che invece qua non mi piace. Perché poi ti dico, allora, con tutta onestà, anche se noi puliamo, siamo forti dal lato A o lato C o B, ma comunque il mob ti scappa sempre, perché tu non è che tu un colpo e lo butti a terra, tu devi scappare. Ma certamente, ma è quello che dicevo. Hai capito? Ancora poi arriva un mob e non te lo parti sul loro, perché devono imparare a non mettere, devono mettere tranquillità online e prendere un po' la cosa. Ma Paolo, il problema è che di mob, con tutta onestà, ne avevamo un po' di più rispetto a quelli che noi pulivamo, perché noi la pulizia la facevamo, però ne arrivavano un qualche cosina in più che non si capiva, capito? Sì, ma poi non so se è che è quello di prendere in bimbi, arrivano un poi molte volte, Paolo, noi ci siamo spostati anche dall'altra parte a tirare su, quindi abbiamo lasciato la nostra zona scoperta, e là è stato diverse volte, capito? È quello che non guardano loro si focalizzano su tutto quello che poi hanno detto, non è che mi viene rega, però non posso fare indicare un ride con la gente e poi dopo guardare la persona, perché comunque se ci muoviamo da dentro, noi andavamo in volte ti dicevo te, andavamo a mettere la mano. No Paolo, perché il problema sai cos'è? Con muoversi in mezzo ai mob con un DPS che ti sputano in faccia e vai a terra. Mi spogliavano. Sì, anche io. E bisogna trovare la giusta quadra per diciamo farlo senza il. Perché diciamocela terra a terra adesso, cioè no, no, non perché sono su io, ma tutto il secondo step dipende da me. Perché se io sbaglio una porta, sbaglio una valvola, sbaglio un codice, e se guardi dici ma vale veramente la pena rischiare tutto solo per metterne su uno, per dire? Cioè vale la candela perdere un uomo in più su per pulire sotto, per dire? Cioè, questo punto, sì, cioè non per questo, cioè secondo... Perché secondo me bisogna farlo col meno rischio possibile. Sì, 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 sì. E secondo me così è veramente rischioso. Cioè, quell'altra volta mi era tutto perfetto. Ma magari lo facciamo 10 volte e su 10, 9 vado giù. C'è niente cosa, però io ci spezzo una lancia fuori di tutti quanti. Io sono d'accordo che avere una possibilità. Però bisogna anche dire una cosa, cioè dire una cosa. Ragazzi, vedi, l'altra volta. Cioè, quello che non l'avevi fatto, quell'altro che non l'avevi fatto, quello che non l'avevi fatto.
Esatto, no, no, quello sicuro, cioè. Assenta ma diversi secondi perché lui si è bloccato, non è che tu lasci la mano per fare. No, 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 hai capito? Ma quindi, dico, quindi dobbiamo proteggere, è un rischio, capito? Perché poi Paolo, quando si fa le valvole della pressione dell'acqua, cioè lui comunque si deve staccare dal gioco perché girandole, lui non è che ci può staccare e sparare. Cioè comunque uno gli deve dare il supporto, sì, perché cercate Paolo. La comunicazione secondo me è anche sbagliata, la comunicazione, io gli faccio presente. Cioè io lo dico con tranquillità perché comunque non c'ho mai di discutere che magari ogni volta che dico qualcosa ti rispondono, no, non ti preoccupare, o ti rispondono come che io ho fatto faccio i cazzo che come primo caso, sinceramente, ma però anche la comunicazione stessa, cioè dovete essere più schietti, dovete essere più diretti, non spiegaglielo tu, o l'altro spiegatelo tu, o l'altro. Cioè, pigliate, questo si fa così, così, così. Questo si fa così, 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 punto. Cioè, e poi, ovvio, se lo provi in modalità difficile, che uno solo sopra, ma voi che non l'hanno mai fatto, voi non dovete cagare cazzo se si cade giù per terra. No, ma guarda, no, il problema, sai cos'è? Il problema è che chi, cioè, sopra, guarda, sopra è complicatissimo, perché noi abbiamo i mob, ce li spariamo, là veramente c'è un disastro quella stanza, c'è un disastro. Faccio un esempio stupido, faccio un esempio stupidissimo, io sempre poi l'ho fatto presente, poi, ieri mattina, che mi viene a guardare e dire, ma perché usi cacciatore di teste sul petto, invece preoccuparti di quello, preoccupati del resto, comunque se ripeto, mi offendi perché non è che parli con uno che non ha mai giocato in giochi dove stanno i ride o non sa tenere una mano. E comunque le meccaniche so di come si fa in un ride, ovviamente cambia da gioco a gioco, però so come comportarmi, so che c'è da craftare, da farti le build e le armi. Preoccupati di dare una coordinazione migliore, non preoccuparti del petto che uso io, perché tanto ho messo quello perché non avevo più migliore. Ma tanto guarda, se vuoi solo un pochettino di esperienza, se vuole soltanto un pochettino di come giustamente dice Predator, un pochettino di capire un po' le dinamiche, che comunque veramente. No, ho capito, però ti devi preoccupare del re, di altre cose devi preoccuparti, perché è già successo una volta che stai guardando la build. E poi però sai cos'è, però poi uno non la deve prendere come critica, perdonami, non la deve prendere come critica. No, ma io non cioè, la no, perché critica, il problema è ora per dirti, a me, ultima volta, l'altro clan di questi debosciati dove stavo prima, sono andati a fare il raid 1, questo qua, io te l'ho detto mille volte, non aveva un fucile d'assalto ed è venuto a fare, certo. E te lo giuro, guarda, io te lo ripeto, quando glielo ho fatto notare, scusami un attimo, ma abbiate pazienza, ma scusate, ma come li fate a venire a fare i raid a questi ragazzi così? No, e tu glielo devi dire, non è che si deve offendere sto ragazzo, e io là me ne sono andato, perché io non posso andare a fare un raid. Io ti rispondo in un'altra maniera, ti rispondo, mettiti nei miei panni che io comunque non è che non ho mai giocato tutti i giochi, in un mese mi sono fatto una bella build comunque adeguata per fare il raid, per un talento mi viene a guardare il petto. Vabbè, però ti dico una cosa, promettere all'altro clan, promettere, vieni con me a prendere Legal Beer a ragazzi che veramente non possono permettersi neanche di fare una missione molto difficile, ma dai. Certo, ma ora sono d'accordo con voi, ma io con Stefano l'ho appoggiato quando c'era il problema con un altro ragazzo che non si interessava a farsi la build e tutto, però io visto che mi sono interessato sempre, insomma, ho timbrato più carte mie su The Division che al lavoro, ok? Da settembre che ci gioco e mi sono sempre fatto il culo. Il problema non era quello,
Infatti poi lui l'ha capito come l'altra volta a Rasenbeck, prima che entrasse anche nel clan, tra cioè dire Predator, che mi è venuto a chiedere perché avevo il zaino a costa, io non sapevo. Infatti non è che c'è stata discussione, ci siamo parlati, perché comunque con il pubblicista poi abbiamo lo stesso carattere in lui. Infatti lui mi ha detto, no ma ti devi, te l'ho detto in modo un tono un po' così, ma non è perché qui vedi la sua perché gli faccio, no ma tu devi spiegarmi perché non ci faccio, no? Perché se io non posso capirlo è quello che sto facendo. Me l'ha spiegato, mi ha dato questo, io boom, io da quell'altra lì, quello zaino lì, non ho più visto la sua perché. Ho visto i cablati sul reading qui, per fare il jammer, per fare il no, 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 ci sta, il discorso che dicevi tu è giustissimo perché è successo anche a noi, non puoi andare a fare il blind, no, se un po' bravo, non mi ricordo, ciao, no, buongiorno, ciao, noi stiamo giocando alle 6, che c'è di... lo so, ma c'ho mio figlio che sta un pochettino male, però sto la buttando a tavola. O di febbre? Ma di pancia? No, vomitava, vomitava. E ti dicevo per chiudere il cerchio, ma quella volta lì che mi ha dato il consiglio lui dello zaino, io mi sono trovato a Dio. Minchia Paolino, ma così, minchia, non si sente un cazzo, porca miseria, non ti sento proprio. Paolino? Tu? Mi senti? Mi senti? Eh sì, ti sento un dio. Non ti sento, ti sento di merda. Fra, perché ho le cuffie quell'altro che non si scarica, purtroppo. Ora per, ora per dire, posso... ora per, no perché è presente, no, no perché è presente. A Stefano mi ha dato delle diritte su determinate situazioni di build che mi hanno migliorato tantissimo. Io apprezzo questa cosa, per esempio io apprezzo questa cosa perché io me ne sono accorto io sulla mia pelle. Cioè fare avere un miglioramento di build, ma se dice guarda per fare questa missione mi conviene fare così, ma io non posso essere preso io Atomo essere presuntuoso e dire oh ma com'è tu mi dici sei qua perché io mi devo stare zitto perché è una persona che sa esperienza e dice oh allora leva questo giubbetto perché questo giubbetto fa cagà a posto ma se poi giustamente dà ragione effettivamente è così. Quello cioè la cosa andare a fare un ride. Sì, però andare a fare un ride, perdonami, andare a fare un ride, scusami, perdona. Quando andare a fare un ride dove lo standard, non lo dice Atomo, lo standard è X, Y, Z. Cioè quello era il discorso, hai capito? Iniziale. Io perciò sono andato via da quel clan là, perché se tu non puoi promettere un fucile perché vuoi avere il player dentro il clan. E poi portatelo e fare pigliare sacchi mazzata al ravano sacchi che io devo coprire 3-4 zone. Oh ma stiamo scherzando. Vabbè, non si fa così, secondo me non si fa così. No, quello no, sono complimenti. Quello sono d'accordissimo, andiamo. Infatti mi chiami certa gente che minchia ma è un po' di NB, ma neanche. No, ma guarda, lì è l'intelligenza, l'intelligenza, perché se tu accetti il consiglio è costruttivo, perché ovviamente tu puoi avere pure lo shade, secondo me è una stronzata, tu puoi avere anche 5.000 di shade e essere una mezza sega, non è che tu hai 8 ore di gioco, capito come? Esattamente, quello è. Adesso io mi sto trovando bene con determinate situazioni che sto provando che mi sono state consigliate. E io per esempio l'esperienza che ho preso da queste informazioni, se qualcuno me le ha chiesto, guarda, io mi sono trovato bene perché è stato detto e io mettendo questo pezzo, mettendo questa arma, mettendo questa cosa, ho risolto un sacco di problemi. Ora per ipotesi io sto provando e devo provare. Io, per come gioco io, sarà impossibile che troverò la quadra per me, però dovrei abituarmi. Perché poi ogni tanto esco fuori, capiamo il solito per sparare. Quindi lì via raggio massata da cecato, dovrò mettermi nascosto dietro un muretto, però devo provare perché se effettivamente. Ciao carissimo. C'è casino, te lo dico al volo, metti slancio cinetico perché aumenta di 5 danni. E basta quello, meglio di fare quello. Provare qualche altra, sai, con qualche altra soluzione, così... Ah, dici qualche altra alternativa. Sì, anche Occhi Vigili è una valida alternativa. Sto provando la bid gialla, che ce l'avevo, poi l'ho distrutta, l'ho rifatta, la sto rifacendo. È bello provare sempre. Se non si trova bene. Ah beh, quello sicuramente, è bello. Come si segna il tuo Claudius? Sì.
Bello, intimidazione, Oh, mi è arrivata una mail dalla direzione del Summit. Ma cosa è successo? Ha avuto problemi con il nostro servizio. Non si preoccupi, tra un po' mi arriverà. È stato scondendo il nostro servizio. Non si preoccupi, tra un pochettino rientro. No, sono 5 minuti che non la vediamo più. Ci stiamo preoccupando. Esatto, no, ti lo spiegavo in qualche caso. Notte mi abbiano pochi massari, sai, dai cosi là, dai cacciatori. È la notte che si rompono i coglioni, ma ogni volta che si fanno 2-3, vabbè, giustamente tutti i cazzo tutta giornata e si poveri cacciatori. Accesso deposito, rifornimenti sbloccato. Un attimo ragazzi, che c'è quel ragazzo che non può entrare in parte, ora faccio un'altra parte e ora rientro. Che non lo posso neanche invitare. Sto arrivando. Questa difficoltà di fare, vabbè, è un po' di cazzo. Non so neanche a chi si riferisce. Rilevato avamposto ostile. È bello anche variare. Dicevo anche Predator sempre, non è puoi fissarti su quello, ovviamente mai deve essere quella perché è meta e non puoi mai andarci, cioè non puoi mai trovare soluzioni migliori, no? Ma io ragazzi calcolate che proprio per questo non mi faccio build meta, cioè io me le creo, le provo, se funzionano bene, se no le cambio. Magari non saranno mai perfette, però. No, però almeno sai. Ti diverte. È più divertente perché almeno ci si batte sulla capoccia. Esattamente. Noi da quando ci conosciamo da mano a come si chiama qui là del come quell'altro clan che stavamo insieme, che sei stato sempre una persona che ha se come posso dire che ha sperimentato, se voglio, se usiamo questo termine, vogliamo usare questo termine, è bello così, cioè che uno si fossilizza alle stesse cose, per quello è, o sbaglio? No, no, ma è giusto. Se no poi diventa anche noioso, cioè si è sempre. Quello sperimentare, fare, dire, vabbè, che noi diciamo che invece stavamo nel clan con non mi ricordo come si chiama. Poi magari quella build lì è fatta per il tuo stile di gioco. Io ne ho un altro e riesco magari a trovare gli stessi compromessi e giocare uguale, cioè. Esatto. Sempre sì, ricordare, ragazzi, il building è molto soggettivo, quindi. Sì, ma esatto, cioè. Dagli anni che ci conosciamo è stato sempre uno che ha sperimentato, ha fatto, ha migliorato, perché comunque non è il solito player che si fossilizza con build sempre idiota, con le stesse cose, tutto fucile, spari, M1, bello così, bello. È un po' ignoranza anche del player, forse. Ma sì, questo sì. Che magari io dico. Ma forse perché forse il gioco non te lo permette neanche però allora mi ricordi il casino che successe quando nerfarono l'M1, il casino che successe, capirai, tutti impanicati perché usavano tutti la stessa build che nessuno si era preparato qualcos'altro, lascia stare i bambini. Però io direi una cosa, quello rapido, senza quel cazzo di fucile non mi trovavo, l'ho trovato e. Ma è normale che fate meno danni perché quel fucile lì era sbilanciato. Però il discorso è proprio quello, non potevano lasciarlo così. Cioè non è che facevano schifo le altre armi, è che era troppo potente l'M1. Era sbilanciato quello. Dall'altra parte. È quello che. Semplicemente riportare su. No, no, era l'arma che. No, perché comunque sarebbe. Perché se tu portavi su qualche altra arma, rendevi due armi forti. Loro, depotenziando le M1, rendevano tutte le armi allo stesso livello. Capito? Era per rendere il meta più bello. Sì, ma non sarebbe mai stata competitiva quanto la build con le M1.
Ragazzi, mi ci perché i proviamo. danni dell'M1 Mi ha chiamato base Vitino, come si è arma rifiutato. erano Buono troppo ragazzo, forti. Sì. Vai, vai. Cioè, Era per l'M1 quello che... purtroppo è quando l'hanno fatto l'hanno troppo sbilanciato. Sì, era E veramente... quindi l'unico modo era quello di o potenziavi di brutto le altre, proprio piuttosto che potenziarne, che ne so io, Creando altri 50, sbilanciamenti. esatto, hai detto tiro giù un po' lui e a posto. Sì, ma per far danno, raga, per forza sono M1, non potevi E far Claudio, danno però ai potevi, tuoi cioè, soldati. tiravano giù, però potevi alzare un pochettino qualche altro Esotico. fucile, qualche altra minchiatina in più, Perché se abbassando tu pure prendi, non so, l'MK17 per dire, avrà meno danno, ma c'ha un ratio molto più alto. Quindi non sei, sai, come l'M1, tum, tum, tum. Cioè, sparando molto più a raffica. Passate l'M1 e tiravano un attimino un po' più su quelli così si equilibrava la situazione Ma perché che comunque poi, sempre scusami, l'M1 poi io non ho capito una cosa, quando l'hanno abbassata, non è che l'hanno reso una merda, l'hanno abbassato ed è comunque era una delle armi più forti del gioco, quindi non è che l'hanno reso una merda, facevi meno è anche danni discorso rispetto a questa. visivo fare 600 portatela a 480 Vabbè, ma lì il 580 problema è tuo, non di loro che eh fanno il sì eh gioco, sì poracci, dai. cioè io tuttora anche se l'hanno nerfato lo uso ancora, quindi vuol dire che Ma è l'hanno tirato fortissimo. giù quell'attimino, ma non proprio da dire buttalo. Rimane ancora uno, rimane ancora tipo il fucile più Esatto. forte, ragazzi, non stiamo scherzando, è fortissimo. Non c'è veramente paragone con nient'altro. Cioè, se adesso tu di punto in bianco dovessi riprendere il danno che prendeva prima, tu sembra che giochi a livello normale dopo. Perché con un colpo tiri giù i gialli, uno o due colpi vanno giù talmente che era. Quindi effettivamente c'era troppo uno sbilanciamento su Era quest'arma. e sbilanciato, veramente forte. Poi inizialmente quando hanno fatto il nerf senza dire nulla l'hanno tirato giù di brutto. Dopo l'hanno calato solamente nel PvP. Sì, vabbè, all'inizio. Perché il giorno dopo, 2 giorni, l'hanno subito rimesso perché mi sono arrivati 1000 insulti. Sì, Perché hanno capirai, detto, le persone cazzo. hanno Cioè da pianto. 600 lo porti a Si sono sentiti. 4,90. Cioè, dici caso. Si sono sentiti tutti malissimo, tutti a piangere come dei No, ma veramente, bambini. cioè, invece pensavi ai problemi di bollette telefoniche, Ma come si fa? l'MU, Ma come si ma fa? sta qua. Sì, ci sta, la divisione, La divisione, ho Infatti lì, capito. anche appunto in diversi video, hanno poi anche detto che purtroppo la gente si focalizza sempre sulle stesse cose, sulle stesse armi, perché se tu, piuttosto che usare l'M1, avessi usato un'altra arma, a te non sarebbe cambiato nulla. E invece usando sempre quella come appunto la maggior Infatti parte quello che mi fa delle incazzare anche a me è che loro hanno dato retta ai giocatori su una cosa sbagliata. Era palesemente sbagliato quello che dicevano i giocatori, però comunque gli hanno dato retta. Ora, vuoi per obblighi professionali, eccetera, eccetera, ma cazzo, non si fa così, Vabbè, ragazzi. però lo potevo, Cosa si fa? loro ci avvisava se venivano avvisati come, però l'hanno Ma abbassato così. che ti devo avvisare? Scusami, che ti devono avvisare che il gioco è loro? È una piccola modifica, non è una modifica da patch, è una piccola modifica. Oltretutto, quando fa la manutenzione, se tu vai sul sito loro, c'è sempre scritto cosa cambiano nella manutenzione, quindi non è che non vanno avvisati, dovevi andare lì a leggere, semplice. No, ma se non sbaglio non c'era scritto il fatto, se da quando so io non c'era C'era, scritto il fatto. c'era. No, C'era, l'MU no, c'era, è che le persone, sì, è che le persone non hanno voluto, non se, diciamo, se la sono giocata a modo loro, perché non volevano questa cosa. Sì, perché potevano anche dire, oh, è così e attaccatevi. Capito. Invece hanno ascoltato migliaia di persone e lì se guardi forse hanno fatto vedere, sì, ok, vi abbiamo fatto contenti, però forse quel peso, cioè quel polso hanno dimostrato che non ce l'hanno, perché potevano dire no, è così e basta, ora ti arrangi. Oltretutto, a me una cosa che io trovo veramente stupida. Ci sono tutti i programmatori, stanno 24 ore su 24 a programmare, ma se non c'è uno che prova il gioco costantemente, che gioca, come fai a sapere che cazzo cambiare? Non ti puoi basare solo Esatto, è sul vero. feedback dei player, se non Oh, lo provi. scusami, Adomox, stavo scrivendo a questo ragazzo qua. Sì, il fatto è che tutti questi cambiamenti li fanno persone che non giocano neanche.
È quello che è stupido, veramente stupido. Antonio, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Stavo scrivendo a questo ragazzo che non so perché. Quello è il problema. Entra sempre a giocare con noi, però non entra qua in parte, porca puttana. No, Ma come mai? Ma che gli dice, sta? un ragazzo che ora è a livello 40, che l'abbiamo aiutato a salire, ora si unisce sempre. Sì, perché io penso Ah che se vabbè, ci sì, scusate fosse... ragazzi, scusate che c'è mio figlio che mi chiamava. Ma chi è questo ragazzo qua, Stefano? Questo ragazzo qua, quel ragazzo che l'altra volta dice che è entrato quando mi hai detto tu che è entrato e poi è uscito là. Ah, il 56 finale, ok. No, non è 56, è No. 64 questo. 64, pardon, un numero, ok. Ma parlava, che voce aveva, scusa. No, non ha mai parlato, eravamo in quattro, Stefano, ripeto, non ha mai parlato. Ma secondo me sto ragazzo non sa usare bene il fatto perché mi ha scritto che non riesce a entrare in parte. Ma quindi non l'hai sentita mai la voce di questo? No, magari un bambino. No, 64, scusa. Ah, ma non vuol dire niente, se ce n'era un mio amico Non è che ha l'età. scritto 73, ma non era l'età. Io ho Ma la 2022. lunghezza non può essere. Ma neanche la lunghezza, si chiama Io ti ho semplicemente... scritto No, sono negativo si chiama... 33, però c'è un motivo. Io Ah, ho c'ho capito. 84. No, a Io c'ho volte i nomi con i 84. numeri, i nomi con i numeri a casaccio, è anche, come dire, non c'ho voglia di inventarmi un nickname, PlayStation, suggeriscimi tu che No, nickname metto. vabbè, Sì, ma io io mi 33. chiamavo. Come feci io, eh. No, io mi chiamavo Siffredi, Atomo Siffredi, ma per altre situazioni. Che non sto qui a spiegare. Ma infatti, ciao, sono Banana 33 Niente. e 33 l'età non è, capisci a me? No, comunque non ha mai parlato quando è andato l'altra volta, abbiamo chiamato due o tre Sì, volte e poi è uscito da solo dopo questo ragazzo 5 qui, minuti. ti spiego, l'ho conosciuto su Facebook. Ah, Fatto, sindrome di conosco, no, bombetta? siccome non mi ricordo come si chiama, perché su Facebook mi arrivano miliardi di ragazzi che vogliono entrare, che li mando pure a cagare, che sono livello sotto zero del Sei una pass persona del 30. orribile. Ma perché? Ma Ma dai! scusa, No, però c'ha ragione anche lui, dopo quello che è scusa successo tempo fa un attimo, lascia ti stare, va. arrivano 20 messaggi per entrare nel clan che mi dicono mi dai una mano, però io voglio farmi tutta la campagna di Vabbè, Washington ci può prima. stare. Che cazzo mi metto? Cioè no, io non è che sono disponibile con tutti, però poi ho visto che la Non disponibilità. sono un benefattore. No, sono Voglio disponibile per il questo ragazzo. No, perché ti spiego, Raptor, ho acchiappato a una decina di pezzenti che volevano Little Beer e li ho messi insieme perché non riuscivo neanche a trovare, perché sembra paradossale, ma c'è gente che non riesce a trovare neanche un clan italiano e quando mi chiami mi dice porca puttana, minchia, sei un clan Sì, no, italiano, non c'è. è vero, io pure ho Cioè, sembra faticato. incredibile, però è vero, sembra incredibile, però è vero. All'inizio ho faticato pure io, confermo questa cosa. Ma tu pensa che Tu Ugo, sei Stefano, ma forse. tu pensa che Ugo fino all'altro giorno giocava da solo? Cioè, farti capire, era 1600 di shade. Farti Buono. capire, ah, quindi l'ho preso fra le mie braccia, che ancora era in fascia, Eccola. Che è brutta scena. come Ah, guarda che ieri ti giuro che ho fatto ieri l'infarto, un momento, la sto dicendo anche che cagavo il parto arrivato. Bombette è un ragazzo pure che, poverino, ha avuto pure i suoi problemi, da Sì, no, capire, va. Ha tanti ma come piccoli credo. problemini comunque che mi Ma è dispiace, come dico con Rio, io mi attacco quindi con Rio, però ho avuto lui più di piccoli cercava un po' di problemi Rio. compagnia, tutto sommato mi diceva che più che altro dice più un po' di compagnia, più che altro più che giocare, dico. Sì, no, dico Ma sì. guarda, ma io penso che ci sta anche perché diciamo che se ti fai la chiacchieratina cioè, non c'è niente di male. Ma sì. Ah, ma che chiacchieratina, io stanotte stavo morendo di infarto, stavo morendo, tutto altro che chiacchieratina. Stavo morendo, ti E giuro, non hai capito? visto niente, Paolino, perché quando eravamo nei Dead ogni sera le Mamma mia. risate, cioè c'era Pigro che una volta stava pure morendo Ah, di ecco, a me dei infarto. Dead dispiace un sacco Pigo, per esempio. Ma solo lui è rimasto quella fine. Cioè,
Beh, c'è un sacco pigro. Ma Pirlo che fa? Gioca. Gioca. Ma ultimamente, guarda, ti dico una cosa, tu pensi che l'altra volta ha scritto su Facebook che cercava qualcuno per fare conflitto? Cioè tu dimmi, tu sei in un clan, sei capoclan e tutto e cerchi su, cioè lemosini un ragazzo per giocare in Ma conflitto, fammi capire cosa, i due cioè. clan l'hanno passato da capoclan a lui? Ma lui è stato sempre uno dei capoclan. Lui è co-founder. E qua vado, ma e qua vado. Ma poi pure io sono diventato Raptor, pure io ero Pensa quanto erano partito. disperati. Ma quanto erano disperati il cazzo, scusami. Ti dimenticare che ti hanno schiaffato fuori, Sì, vabbè, ma capirai. Se avevate gente come Devi, là, dai, Perché non facevi ci stiamo sesso parlando. anale fuori dal party, Sì, comunque perché mi vabbè. scopavo tutti da Comunque dietro, vabbè. non No, ma mi per altro. piace perché un pomeriggio mi sono trovato una cosa. Io ho detto, ma che cazzo è successo? No, no. Un disastro. Però là sbagliarono Eppure perché. devo dire una cosa, e Dimmi. poi scusa che ti interrompo, eppure devo dire che non ti ho frequentato bene quando ero vedette, dico tutto sommato, No, è perché vero, è no, io stata poi la sono finito. circostanza con Atomox poco effettivamente, per un fatto di circostanze così, perché magari Con la info. invece ora devo dire che mi sono perso un amico vero, che ora No, l'ho no, ci stiamo, noi ritrovato. ci stiamo divertendo, ora ci stiamo divertendo. E io ti posso dire una cosa, no? Perché per esempio, sembra che comunque faccio. Io, perdonatemi se io do questa cosa, uso questo termine. Sembra che comunque faccio Aia. parte da tanto tempo del clan vostro. Scusate se dico Sì, questa ma cosa. perché noi siamo più tranquilli, cioè ti spiego una cosa, a differenza di tutti gli altri clan, se ci fai caso, cioè negli altri clan non può succedere che uno dice delle cose così, che subito ti rimproverano, Sì. ti fanno, qua bene o male siamo aperti, capisci? Siamo un gruppo di amici che gioca, capisci? Ti voglio dire, questa Poi è la guarda differenza. solo la differenza di quelli di pure che sono di via, che si sono Ma fatti pure. tanti cazzi loro e poi sono esplosi subito. Ma Cioè, uno è andato da una sì. parte, Jimmy Ghione è andato dall'altra, assieme Sì, ma al suo amico Paolino, lì, vedi che altra. Jimmy, ma vedi che Jimmy, ti spiego, già Jimmy ha un passato con i Ted, già lo conoscevo da prima che testa di cazzo era. Quindi io gli ho dato un'altra opportunità di stare insieme a noi, ma alla fine, hai visto, lui alla fine è entrato piano piano, tipo come se poi a poco me la voleva mettere nel Trasuti culo, la coscia se mi si fa. capito? Alla fine lui ce la voleva mettere nel culo piano piano, però alla fine poi. No, però dicevo anche gli altri pagliaccioni che erano, che poi sono arrivati a fare il clan e poi sono scoppiati, capisci già da lì.
giocato all'uno, magari ti parlo arabo, ma andare la prima volta a fare crota e spadare crota che non avevo mai fatto, ho detto, no, vabbè, ragazzi. Perché se io sbagliavo a tirargli le spadate, per tirargli via la corazza, allora non potevano fargli danno col lanciarazzi. Aspetta, vediamo un po' che so. Ho detto no, vabbè. Okay. Perfetto. Però mi è servito. Sì, sì, certo, ti dà sempre stimoli, ti dà quel... Ma tu parli di spalare crota, io tenevo 19 anni e andai a spalare Mafalda, mamma mia. Era una donna un po' particolare, avevo una certa età, però... Ne arriva di esperienza, cazzo. Mi è costato Però posso dire. 30.000 lire costava Domo. Ti sei alzato lo scelto di 4-5 livelli allora. Sicuramente. Che già uno che si chiama Falda e già neanche di altri. Sì, avevo paura che aveva la sorpresa, però sai che aveva qualche fucile esotico. Capito? Poi mi sono reso conto che era tutto a posto. Tutto locale era. Tutto locale, sì, non era modificato, sì. Non c'era la Ghost, praticamente. Ma tu hai giocato all'uno o quanto ho il 2? No, io ti do un pochettino all'uno, e diciamo è un pochettino di più al 2, però ti ripeto, sono stato sempre spettatore di Destiny, però mi è piaciuto. L'uno, cazzo, se c'è l'uno da portarti a vedere, le ambientazioni sono bellissime, sì. Il crota, tutto bello, vai giù nella bocca dell'inferno, bellissimo. Bello. Il labirinto poi è tutto buio. Sì, proprio però pure quei salti, no? Che devi fare sulle pedane, dicendo, ma dove è possibile, non sai fare un salto, che cazzo devo dire? Ehi, non è semplice, va, non è semplice. C'è gente veterana che ancora non è capace di far parkour, va. Stare, va. Fare queste esotiche di quell'impulso, guarda che peccato, ma secondo me questo ragazzo non lo sa usare ancora il fattore del party, perché comunque poi lo contatto su Facebook e ci parlo, se mi ricordo come si chiama, perché mi aveva contattato, mi ha detto guarda, sto cercando un clan se potevo entrare con voi, ho ma visto secondo me si chiama Safir Al-Masir, no italiano, no, aspetta, si chiama, aspetta, che non mi ricordo come si chiama, questo è il problema, quello che è entrato si chiamava, come ha detto Antonio, eh sì, ma come si chiama di nome nella vita reale? Io non è che su Facebook l'ho visto. Aziz. Infatti pensavo. Oh, perché non scrivi il codice? Come ti chiami? Devo fare due chiacchiere. A meno che un altro ragazzo e questo qua magari, però mi ha scritto là che è italiano. Che dal nome sembrerebbe tipo un marocchino, sì, che ne so. No, ma per carità, non è quello, no, perché quella data si chiamava Aziz Salabiba Al-Abdul, col numero finale, non ricordo più. Con assolutamente ultra pericoloso, come l'arma aveva incendiato, sì, esatto. piromane. Oh, Claudio, ma sciallo ci siamo fatti l'avamposto, poi è arrivato, ma mi sa qualche pattuglia abbiamo fatto, pattuglia, convoglio, tutto ci è arrivato, mi sembrava che aveva fatto anche una bella pattuglia elite qua, forse anche un paio. Però vedi, mi ha dato dei pezzi belli, qua da verde, no? Probabile. Sì, mi ha dato il patriota. Però mi ha dato sta fondina della Fenris. E che è una bomba. Cappato in proprio colpo critico, cappato in danno arma, cappato salute. Levi salute. Metti danno critico, quindi è una fondina bella cappata. Se a me è tutto patriota, avresti dato un altro brand. Io devo poi farmarmi lo zainetto. Quello che mi diceva Unghi l'altra volta, le chissi con... Purtroppo neanche uno buono, però tutto patriota. Allora, il magazzino è seguito. Il super zainetto Eclissi. Ho scritto Stephanie 93 anni. Ovvio. Madonna, raga, io stamattina mentre stavo... facendo una missione che stavo parlando di questo video... di Ciccio Gamer che spacchettava la Xbox di nuovo. E poi ho visto l'altro della PlayStation 5. Allora, la Xbox veramente esteticamente potevano un pochino... Ma a me piace cubica così semplice a minima. Sì, il joypad è bellissimo, il joypad ruvido è bellissimo, vabbè, più bello della PS5. Vabbè, ma il joypad dell'Xbox è sempre stato un passo avanti. Sì, concordo. Bellissimo, tanta roba.
quando ha tirato fuori la PS5 per l'altro, ho detto mamma è bella, tutto, poi tutto attorno le griglie per farla viaggiare, quello sì. Pure l'Xbox c'ha il fatto che regge, però sì, regge sì, sopra. No, no, però ti dico, è più particolare a livello. Allora, il gameplay, il joypad tutta la vita Xbox. Sì. Però non mi è piaciuto della PlayStation 5. Cioè, cosa mi è piaciuto. Quest'anno se la combattono quei giochi, voglio vedere che cacchio si inventa. Ma qualche. Io sentivo che qualche struttura sta comprando. Vedi, Paolino, questa è la Play nuova, vedi? Si è comprata Bethesda, per quello te sto dicendo, curioso. Questa, vedi, questa è la Play nuova, vedi? Microsoft si è comprata Bethesda. Te l'ho detto a me, Claudio, non mi è piaciuta la storia di come l'attacco dell'alimentazione della PS5. Non ho ancora... Avete visto, ragazzi, che già qualcuno parla di PS5 Slim? Vabbè, ma quella finché esce, ma manco c'hanno le versioni base da far uscire, pensa la Slim. Un passo alla volta. Una cosa alla volta. Fai io uscire per lo meno. Allora, io ormai aspetto per la 6, perché ormai la 5 ho ormai superato. Ormai è naif. No, vabbè, io ho fatto ma... garage, così la... Ma tu cosa che volevi, Paolino? Lo zaino patriota? No, volevo lo zaino Eclissi, però tutto ok. Poi. Chi è sto qua? Ma lo zaino Eclissi te lo devi fare là nel coso, Paolo. Lo so, devo farmi materiale, sì. Ma io... Io per avere uno che fa schifo ne ho fatti una trentina e ancora il mio fa mezzo schifo. Perché ne provo con la probabilità un pochettino più alta, ma... Allora, qua a posto, mi devo poi fare le missioni, ma le missioni... è un problema. Come vuoi, andiamo, facciamo tutto, non è un problema. Facciamo tutto quanto? Facciamo tutto quanto. Ok, allora andiamo a farci subito la Jefferson Plaza. La Plaza. L'abito Stepney. Comunque ragazzi, oggi pomeriggio, se ci siete, ci possiamo fare un giro adesso Step, tanto per allenarci. Stefano, vuoi che metto il posto? Volevo già chiederti se potevo. Ma tu quando lo vuoi mettere, c'è lui che me lo chiede, Paolino, ognuno di noi può mettere il posto. Poi sta a quelli che si seguono. Metto. E almeno se vuole entrare anche la Pamela che voleva finirlo. Raga, qual è il... Allora, mi porto avanti però, invece di scrivere che giorno è oggi, vediamo un po'. Dicembre, oggi è il 30, metto dicembre, esatto. Mettila alle 15:30, Paolino. Sì, sì. Che poi si fa troppo presto. Oddio. Mano del morto. Grande Ugo. Allora, vai, cavallo, zocco d'acciaio. Vedi chi c'è qua che vuole farlo. Se lo vuole fare Ugo. Vuole io fare... lo posto, poi vi segnate, raga. Poi vi segnate. Dovrei esserci. Vabbè, quelli che siamo qua segnali tu, scusa Paolino. Allora. Autorizza Atomo e 64 andare via dal siamo tranquilli con l'autorizzazione. Comunque scusami, mi sono dimenticato di farti il test giornaliero. 50 diviso 25? 2. Bene, bene. Alexa, fammi un po'. Puoi passare. È un ragazzo studiato, sa. Non lo sottovalutare che lui è studiato. Cacchio, non la... Oh, porca miseria di vite. Dammi sta MP7 decente. Allora, aspetta Claudio, sto facendo il posto. Vai, c'è un po' qui. 15:30. Mettiamo pure il test del giorno, facciamo ieri. 50 di 1000. Sì, secondo me è il cavallo bianco di Napoleone. Minchia, ma io voglio fare la bomba dopo. Dico, vabbè, ma di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Che cazzo è quello? Era bianco, bravo. Dopo ci dimmi, no, era nero. Vabbè, oppure se no, ieri ho visto un film, l'uomo nudo con le mani in tasca. Eh sì, eh sì. Ah,
La nave di deserto. Ghiacciai in fiamme. Cancelli sul mare. Ma è... Ma gli attori cosa che erano? Mi sembra Dolores de Panza e Brusores de Culo, no? Esattamente. Allora, aspetta un po', lì è segnato Stefano, Atomox, Predator, Ugo. Ma perché un occhio cruce? Tre e mezza. Due e mezza? No, tre e mezza. Ah, tre e mezza. Dovrei passare. Cazzo, ho cercato su Google nomi strani di film. Il primo nome mi è uscito fuori scritto: un cinese in coma. Che c'è di strano? Non lo so, che cazzo, con tanti nomi. Cazzo di film. Ah, tu scrivi peggio il film. No, ma la cosa strana è il coma, mai è in coma. Coma. Eh sì, come mai? Come si chiama come mai quello là, il cinese? Capito? Coma. Come si chiama lui? Di nome si chiama Coma Mai. Coma Mai. Coma Mai è strano questo, capisci? Perché l'attore si chiamava Coma Mai, invece era in coma, quindi si sono chiesti perché. Il trash di questo gioco in pochi minuti è fantastico. Modifichiamo il gioco da 0 a 1000 con una velocità. C'è un film che si chiama Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Sei serio? Cazzo. Che non sto... Di che anno è? Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Aspetta, di che anno vediamo. È? Guarda un po'. Che cazzo. Dettagli. Un film di serie ZZ. ZTL come si dettagli vediamo, è del 96, del 90. Ancora non c'era nei gruppi. Comunque come la candina, volevo dire una cosa ragazzi, comunque quello step mettetevi un pochettino di corazza in più, perché troppo a terra poi non va bene. Dico, ultra pericoloso non si usa in quello step. Sentite? Bene. No, dico, vi do una dritta di... E poi ieri ho visto troppi Lady Death che non vanno bene neanche quello step. Beh, oggi perfezioniamo poi anche questo fattore qua. No, questo ragazzo ormai l'ho sentito parlare. Ora viene il dubbio, siccome l'ha scritto che... Quello era Nabir al bar. Ah, Nabir sì, al bar. Sì. Ah, non è al bar. Quello là che lavora al bar e sta giocando a sushi, ma là, si prende il sushi. Sushi ormai. Sì, al Covid bar sta giocando. Se riesco a finirmi quella build lì, voglio provare la build quella lì. C'è più corazza. Vabbè, oggi prima di partire guardiamo anche le build, perché ieri c'era qualcosa che non andava nelle build. No, io ieri avevo, come hai detto tu, l'ultra pericoloso perché era per far danno. Però ero sempre per terra. No. Là non va bene. E non va bene neanche le didette in quello step, perché i mob sono... No, le didette fa un danno troppo... avvicinamento, invece ci vuole qualche arma per sparare anche nella platea. Ma perché siamo usciti qua? Ancora sono i mob. No, ce n'è uno solo. Ma infatti ti dico, se riesco a finire quella build mi dicevi anche tu, metto quella lì. La quella che ti dicevo io era una novità comunque rispetto allo vabbè, però la novità può essere migliore di quello standard. No, la build quella buona è quella là che hai tu, però oh minchia rosso, che cazzo è? Che ho trovato questo rosso qua ragazzi? Buono. Oh, comunque Claudio più esotiche prima, eh. Esotiche, Camaleonte,
Esotica me l'ha tardi che detto ho Maleonte, trovato mi ha spesso, dato sono andato via, sai, lo proprio via zaino del russo a costo. Ottimo, ottimo. Ma sei serio? La tardigra che da me serviva, maledetto. Aspetta, che la metto qua e... prima la devo prendere. No, no, tu prendi, no, no, prendi e buttala a terra, e poi, perché io non la vedo, e poi facciamo fotografia, mettiamoci sullo scalino e facciamo fotografia. Aspetta che devo trovare qualcosa da smantellare, perché sono 100 di 100 qua, che senza... ormai non so più che devo cancellare. E molte volte cancello le cose Godroller, ormai, perché ho tutto Godroller, quindi... mi piange il cuore comunque. Occhio che Saf ti si arroppa, Saf, che se ti vuoi napoletano, voglio, eh? Questo come la mette a terra, sapete? Lo so. Aspetta, lo so. Vai. Metti a terra, tu. Aspetta che devo smantellare prima. No, dici che non la prendere. Sì. Occhio, occhio al talento che c'ha, eh. Fammi un libro ruba barriera. Un botto napoletano. Tanto manissimo. Non prendere, prendere il gioco. Che cazzo devo cancellare qua, aspetta, è una cosa drastica, non so più che devo cancellare. Cancelliamo qualcosa, boh, un attimo ragazzi, scusate, ma lo so, me che bella sta magnum, mo si capisce che se va, no no, io l'ho capito, preso, io ho preso troppo. Ehi, taggi scritto, no. Ah, ma tu sei un paesano, ah, tu sei sempre la Margellina. Sì, cioè, no, io non capire, io ho preso troppo così, preso. Sì, preso, vieni, vieni, la casa, vieni. Un attimo, raga, che devo sacrificare qua, vabbè, cancelliamo. Sto smantellando, vabbè, c'è un guanto del, vabbè, dai, vi dico che cosa sto smantellando, perché sennò vi sembra male. Un guanto Godroll baluardo, comunque. Dove lo metto? Facciamo la foto. Vai, fai la foto. Qua, qua, qua. Vai. Questo è un evento. Sì, perché la mai l'avevo trovato. Cioè, questo è una speranza. Dio. Io non lo vedo, ragazzi. Ma dov'è? A terra, ragazzi. E se l'è preso? Ma se l'è preso Sixi? Ma ce l'ha fatto su tutti. No, te lo do, te lo do. No, no, mettilo qua. Scherzetto, mettilo qua, scherzetto. Mettilo qua, fai la foto, dai, mettilo qua. Fai la foto. Ti dobbiamo dare subito quell'altro. Adomox, fai la foto. No, aspetta, devo fare, devo girare, aspettate un minuto che tengo. Napoletano, è un paesano. Marocchini, cose, tutti intorno a me. Stanno macello. Ottimo. Piglia, piglia, piglia. Poi mi invento la balla da mettere sul gruppo di Facebook, Famelica ai 100 piani, ma faccio scadere all'inferno, Famelica al 100 presa, Famelica al 100 piani. Minchia. Oh, Gino. Gino. Vabbè dai, prendi. Allora, la curo. No, 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 dai, no, 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 dai a questo ragazzo. E tengo 15. C'è un carretto dietro che non so come ha fatto a non prenderci. Ma che se l'ha preso? Lui? Morozova. Se l'è presa? Se l'è presa lui? Sì, sì, sì. Sì, sì. Credo di sì. Dai, aspetta. Un attimo, dai. Allora, facciamo una cosa. Dico, è un evento, ragazzi, mai era successo che ci dava un'esotica così, ah? Eh? Che no, poi, la prima volta, poi, infatti. Che poi, scusa, cioè non l'ha data neanche il boss, perché qua non è che c'era un boss. È strana sta cosa. No, ma ogni tanto te le danno anche i mob. A me è un mob. A me mob, ha ogni dato... tanto quando? Ogni tanto una. Io ho preso un Nemesi, mi ha dato una volta uno. Ma il Summit? Sì. Il mai Nemesi. Capitato a me. Poi mi ha dato un guanto cablato, un boss nominale. Ma due quanto... volte, basta. Sì, però dico, quanto nominale, sì, però dico, ma il nel centesimo piano, prima di entrare... Vabbè, comunque, dai, è successo. Vabbè, meglio ma... che niente, sì, meglio che niente. Avevo messo i fucili di precisione, ma ho lasciato giù un viola, mi sembra. Andiamo, ma dai. Uno, non... Beh, abbiamo avuto la conferma che... Vicinate. Dai, perché se... Vediamo. Ragazzi, mettetevi il DPS voi due, mettete ma che io
Sì. Allora aspetta, fammi cambiare che non ho cambiato. O che me lo mettevo io a DPS, non so. Come vuoi, scegli Come ti tu, sembra meglio a decidi. te, dico, ah. Che Vai, provo io, dai, metto io. ti metti tu? DPS. Ah, vabbè. Vado? Vai. Vabbè, adesso questo qua come vedrà una roba esplosiva, sa, un braccio, non è un attentato, vieni qui, ti devo subito cosa e ci devo aiutare. Arresto del sistema. Dai ragazzi, perché fai conto che questo ragazzo qua, giustamente, no, 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 vieni qua, vieni qua. È molto Abbiamo vecchio. perso. Porca troia. Ok. No, ma quando vedi una chiesa, le Io porte mai aperte, cioè lo fanno inconsciamente, quindi c'è cioè, non è. gliene voglio di tagliare la testa a qualcuno. Dai, ha tirato pure te, a posto. Vabbè, la distruggo, la distruggo così. Che poi mi sono informato, sto imbecille, si è fatto tutto un giro dell'Italia per prendere in Francia. Ma alla fine nessuno l'ha rianimato. Aspetta, non l'ha presa. Io ce l'ho, Vai, vai, eccolo. vai, 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 vai. No, vabbè, come dicevano di Dai, Pamela, che ragazzi. hanno fatto a pezzi, questa in Italia. Ragazzi, non gli Io sparate. sto sparando, ohia. Non fa danno. Scusa Claudio, ho voluto Ah, cambiare un po'. eccolo. Vai, vai, vai tranquillo. Tanto. Ok, come hai detto tu, se no mi fossilizzo solo a fare due torretta. No, no, E non certo, sparo quello è manco una guaglia importante. Oh, mi ha per loro. cecchinato, mi ha Cazzo! cecchinato. C'è una Vieni lacrima, qua, una vieni. Atomox, c'è una lacrima di vita? E Non me ne sono accorto. infatti. Non me ne sono accorto. Vai, 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 vai. Sì, Vai, 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 vai. perfetto, ma che Tenigli devo l'alveare se rispondere ce l'hai. No, 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 a me io? me la No, distruggo sì. adesso. Vai tra. Fodini, Pure addio. a me. Sixi. Aspetta. Vedi che se ne va. Fai a me, fai a me. Niente, niente. Occhio che sono subito lì, Paolina, nei tre. Ma è così in tre non va bene però. Non è che non va bene, il problema è che minchia, dovevamo lasciare morta a scusa, quello, ragazzi. tanto. Invece Adam non dovevi andare là. Beh, onestamente lo volevo tirare su perché io chiedo. E no, onestamente no, perché non ce la No, facciamo, ma c'avevi perché una lacrima di vita, Antò, no, io per onestamente rianimarlo. non ho, mi sono pure scordato di curarmi come al mio solito, mi scordo sempre di curarmi. Ragazzi, Buongiorno ragazzi. quel ragazzo giustamente non, pure, se muore o è muore, sta alzato, non cambia niente, quindi lascialo stare, Antonio, perché rischiamo, visto che poi muore, perché di tanto il treno lo possiamo fare tranquillamente, questo step. A voi. Aspetta, mi devo cambiare la build, aspetta. Fabio, dammi 2 secondi che vado solo sotto a Sì. prendere un attimo il. Devo È un attimo andare a prendere il andato. pane che sta minuto, devo aspettare fino a mezzogiorno. Arrivo, Vabbè, dai. Lasciate il gruppo. ho visto. E quindi entra qualcuno, com'è? Non so se c'è qualcuno libero. Vabbè, intanto facciamo pulizia un attimo. Vai, Aspetta, vai, ok. aspetta, aspetta, vediamo se mi posso cambiare la build perché c'ho la build sbagliata. Sto arrivando nel frattempo. Vabbè, come state a fare? Io sono qua nascosto che sparo, sto arrivando un attimo. Vai. Sì, è uscito. Esotica con il boss al centro, grande.
c'ha, poi oltre il c'ha, vabbè no, oltre il c'ha ci siamo spostati tutti quanti, ormai, o no? Sì. Questo silenzio è assordante. Ma c'è anche Folk 32, chi è sto Folk 92 qua? Sì. Folk 32, chi è? 92, chi è? Boh. C'è uno che mi leva una fracca di vita con un pompa che dovrebbe fare la metà del mio. Ma è possibile? Che vabbè, io non ho queste statistiche. Che palle che non ho i pezzi perfetti. Sono invidioso. Voglio i pezzi perfetti come sta gente. Tutti god roll, tutti quanti. Vedi uno che ha scritto la solita peste, ha scritto sulla fotografia, no? Ragazzi, io ho scritto, no, Eagle Famelica Camaleontica. La nuova è la nuova esotica. Eagle Famelica Camaleontica.
quella ci sta, che non lo so. Sì, sì, da voi. Sì, sì, certo. Adesso ho sbagliato. Oh, ma è stato arrivato questo. Cazzo, ecco. Stai. Ok. Io l'ho visto in diretta, bastava un colpo di petto e un tiro a volo, ce la riportavi dietro. Il cane, aspetta, stai fermo, stai fermo. Stai fermo là, Mox. Aspetta là. Sì. Sta prendendo anche a lui. E consumiamolo questo medico. Piano, fai a lui, fai a lui. Bravo, fai a... Eccolo. Non gli sparare perché sennò ti spara lui a te. Vedi se se ne va. Ora se ne va forse. No, sta sparando dove stava prima. Fatelo con calma. Se non gli sparate lui se ne esce. Io l'ho sempre voluto bene di animare, sono i cani soprattutto. Sì, ma questo è... Rimasto qua, rimasto. Questo sembra un asse da stiro comunque. Ma... Allora? Un asse da stiro, se gliela... Gliela compri a tua moglie per stirarti i vestiti. In forma di cane. Allora, ma che ce l'hai con me proprio? Perché vuoi la macchinetta, c'è. Lasci di dritto. Aspetta. Attenzione, quella macchinetta bastarda. Con calma, bene. Io ci butto un po' di cost di tempo. Sì, fatemi a me nel frattempo. Queste macchinette simpatiche qua. Ok. Bene. Che avventura, oh. Però il cane sotto vicino a te, vabbè, è stata proprio una fotografia, se ci vuoi una fotografia, Ma non mi funziona bene il joystick, non so perché non mi funziona bene il joystick, porca p***a. Mi dà problemi la tastiera, aspetta che la levo. Se hanno trovato un cane scemo stamattina, secondo me, nel summit, eh? Un canarino è quello. Hai visto quel ragazzo che commenta su Facebook, c'è il nome cinese, giapponese, cinese? Ma chi è? È uno che secondo me deve essere da poco sul canale del... commenta sempre fotografie, come c'è il nome cinese. Ma è quel ragazzo là... Ma sarà quel ragazzo lì che è nel clan con noi? Se per un nome cinese. Ah, shit, è cinese, da poco. Ma l'esotica dove, scusa, nella foto? Io non la vedo. No, è lateralmente, la fotografia è venuta un po', sai, è preso da panico, l'ho fatto un po' troppo lunga. Io ho fatto due. Non c'è però, si vede. Come si vede? Sta vicino a Ugo. Boh, aspetta, io poi non la vedo, aspetta. Come? Sta vicino a Ugo, dietro di Ugo. Ah, sì, vero. E ne può che nascondo. Vero. Esatto, infatti trova l'esotica, scrivilo, dico. Ah, trova l'esotica. Complimenti, hai fatto una foto bellissima. Che se fa schifo proprio con la fotografia? No, vabbè, preso da preso dal pari. Ti banneranno anche dal canale là, dal canale.
Comunque c'è un canale che si chiama Fotoreporter che io ero iscritto quando avevo lo studio fotografico. Se poi ti faccio. Io comunque, caro Antonio, quando avevo lo studio fotografico mi occupavo anche di moda, infatti ho fatto tanti buchi fotografici a delle ragazze nude, un macello. C'ho delle foto che ti faccio vedere, ti faccio vedere la. Ti faccio vedere, sai che cosa? Non so se alla metà succede ancora qualcosa, carissimo Ti faccio Stefano. vedere il Covid-99. No, 19, 99. La versione più avanzata. Che mi ricordo una volta siamo andati con tre ragazze nelle isole Eolie a fare dei book fotografici nella spiaggia di tutte quante le isole. È ripartito molto bene con Book, eh? Eh sì. Pensa che ancora c'ho una valigia di una fotocamera che c'ho un costume di una ragazza che se l'è dimenticata. Che fai? Non te lo Tipico. tieni, mi ricordo. Sì, me l'attacco là in mezzo nella bacheca, in Stefano, mezzo fammi alle capire una macchine cosa, ma fotografiche. quanta stoffa ha questo ce n'è di stoffa su questo? Diciamo che ti potessi fare anche, non so se ce la fai a farti una benda per l'occhio. Ok, Forse immagino. ci arrivi. Cioè, una bandana non si può fare, una benda siamo giusto giusto. Eh sì, la bandana no. Mamma mia, Neanche la che mascherina ti puoi fare. Puoi fare la mascherina per la lingua. interessante. No, nuovo tipo di mascherine fatte per la lingua. Devo trovare una maschera della China. Se poi vuoi dare un'occhiata alla build, tu cosa metteresti? Due pezzi, tipo ciocchiera e fondina, è indifferente o ci vuole per forza un ordine? No, vabbè, in questo caso no, però comunque no, basta che no, uguale, tanto alla fine uguale. E tu dici che la gialla va meglio rispetto Come alla verde, come ma danno? certo, scusa, fai molto più danno, è normale che va più forte. No, io devo trovare ora, devo trovare la maschera. Volevo mettere la maschera, mi manca un pezzettino per capparla. Ah, oh, vabbè, ma figurati. Ok. Sta rientrando Claudio. Ma Vai, tranquillo. non capisco, ti mancherà la mod, perché arriva a 119 e non È 125? quello che ti volevo dire prima, questo. Io ho tutte mod a 12, eh. 12. 12. Ma nella... Qua, scusa. Danni. Salute. Ma nella scatola munizioni hai messo la salute nella torretta, non puoi mettere qualche altra cosa? Che posso mettere, scusa? Ah no, danno, dici tu. Aspetta un attimo. E se metti salute... Durata, penso. Aspetta, che devo andare sotto. Vabbè, lo faccio dopo, dai. Sai cos'è che però io non ho Dice Paolino che sta rientrando. Ok. durata
nella sessione non mi dà la possibilità di aggiungere una... o forse non ce l'ho. Che dovrebbe fare almeno 122, no? Perfetto. Eh sì, sta cercando di capire dove era l'inghippo. Ah, l'inghippo sai dov'è? Te lo dico io dov'è. Nel giubbotto. Il giubbotto c'ha abilità di riparazione. E quindi dovrete molto. Eh sì. Vabbè, no, sì, vabbè, comunque anche se hai... No, vabbè, ma abilità di riparazione alla fine danni abilità l'hai messo. Niente, no, aspetta, no, non c'è un cazzo. Niente, niente, no. Dico, il giubbotto non ci fa niente, perché la rapidità ce l'hai danni. Rapidità è danni. Danni. Guarda, mi sa che c'è un bomberolo che è rimasto buggato dentro una colonna. A lui è successo ieri notte che si è buggato dentro una colonna. Ciccio? C'è il Ciccio? Ma non mi parte il drone. Ma lo busto 1,73, capisci a me? 33 33 e l'età non è, capisci a me? Una foto di bobetta potevi risparmiartela, eh? C'è del bobetta, comunque. All'uomo l'avete fatta? Io sto iniziando, ora sto tenendo Polino. Sono la prima. Io. Ho dovuto resettare Claudio perché non mi sentivo più. Vabbè, no, sto tenendo più. Ma dai. Oh, non capisco perché non ti fa 125, che cazzo è? Non so se forse l'arme, le armi, no? No, no. Stavo pensando che se ho avuto i guanti, se devo mettere i guanti, ma non penso che sia un problema di invertire. No, perché l'altro mi fa 122, fa 119. No, ma questo è più forte comunque di fatto. Se poi dovrebbe fare 125 come lo fa tutti. Ma ce l'hai un giubbotto Odrol tutto giallo per provare, no, se no, cambi. No. Sei l'unico che ho.
stavo pensando, ancora lo cerco, vediamo un attimino come. Altrimenti sai cosa puoi provare, però giusto per provare, manca giusto per capire, perché mi sembra dove ti manca, ma lui il danno ce l'hai in tutti messo, danno. Il danno ce l'hai in tutto. Un enigma questo. Vabbè, però ti posso dire una cosa, mi è successo spesso questa cosa qua, che nonostante potessi raggiungere il cap, ero sempre in 4-5 punti in meno Quando vuoi uniciti pure, Claudio, sono già finito. Sì. Eh sì, ma sto cercando di capire dove è l'inghippo. Ma che è la stessa cosa anche nella build con l'hardwired, va? È sotto di 3-4 punti rispetto allo standard, eppure i pezzi sono tutti Ma il quanti. tecnico le ha messe giuste le cose, dico. I puntini nel tecnico, dico. Può essere che là l'inghippo. Ah, potrebbe anche essere lì l'inghippo, mi dici? Dopo vado a vedere. Dopo facciamo lo share play, stai dai un'occhiata Eh sotto. sì. Vabbè, che ti ricordi il fatto del mirino che io non ce l'avevo Allora. sopra, che invece non ce l'avevo, me l'hai dato tu, me l'hai messo tu. Mettiamo easy. Il Eh sì. cassibocchio di sotto il fucile a canna lì. Sì, dimmi. Mancherà Ah? solo 12 Ugo. Sì. Non lo so, prima ne sono usciti gli altri due. Proviamo. No, si è inceppato qua dentro, vedi? Ah, manco. Andiamo bene. Ma che si è buggato? Dentro la colonna. La finestra qua è di buono, i pinguini entrano dopo. Sì. Ok, fai mettere. Sta pedana qua, sta Vai. pedana, vedi? Sta pedana qua. Assistenza medica immediata. Morto? Sì, con l'ossidatrice l'ho spaccato a quel pezzo. Ok. Un attimo che carica le abilità, qua così cambio la build. Fa tempo giri il minestrone. Finito giù Paolino tu? No, Yes. ok, non, perché ti avevo visto qua, poi non ti vedevo più. No, perché ho Ah, messo le ok. direttive e sono partito, scusami. Ah, no, tranquillo, tranquillo, non che.
Ho detto, boh, magari due un attimo in bagno. Ma che, no, 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 ma ha fatto tre caricamenti, non lo so. Sole 73 e non era l'età. A bombetta da piccolo tutti lo scherzavano per le dimensioni del suo pene. E la miseria, basta da rognare. E niente, questa è la giornata. Sto facendo un attimo la missione della caccia all'uomo. Dopo volentieri vado a fare i cacciatori. Quando lo decidi che te ne premuti? Vedi, lo prendi un bagno. Dai, no, non tengo. Lascia un po'. Manca un millimetro, aspetta. Puzzone 73. Qua arrivano ancora adesso, speriamo di fare in tempo. Dai, 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 ok. Il mio joypad, okay. Ho fatto un numero Claudio da circa, ho messo la chiavetta perché ho caricato il joypad e mi tiravi su, da tempo. Ma questo Nacon, se non fosse quel problema lì che con le altre cuffie non si sente un cazzo, è una bomba. Come tocchi il tasto subito fa, no? Ti... sensibilità della madonna, ciao. Dobbiamo farci i soldi cacciatori. Sono con Paulino io. A Raptor non Antonio, sono. Sì, sì. Non lo so. È uscito da parte già prima. Che rimetto una torretta qua urca. Ah, c'è quello dentro il treno che sta sparando anche, ecco perché dicevo chi è che mi sta, oddio, ma ti sei vestito a vigile del fuoco. Ti ho visto te. soccorsi. The Pompiers. Ok, il rosso lì c'è salutato. Sì. Guarda i trofei che stai tirando su. Ma ti accorgi che fa più danno con lo zaino rosso o... Ma sì, da parte della corazza però mi dà anche danno con l'abilità con... come si dice, con l'arma. Devo provare a... Adesso prossimo giro. È una chicca che non aspettavo. Sei ritornato? No, non mi sembra. Puzzone 33?
l'unica cosa che ti obbliga a esporti un pochino di più che di raccogliere i trofei. Ah, sì. L'unica cosa è Quello quella, sì. però per il resto, ma che roba. Minchia. Un'altra corazza, ancora qua. Ah, ci sta, ci sta. Minchia, c'è un cane dietro, non mi capisco io. Scusate ragazzi, ci siamo. Sì, ci siamo preoccupati, ma sto minestrone, che Eh dimensioni? no, se è successo un problema e l'ho sistemato, scusate. Si era attaccato. Ah, Sono no, 33, capisce bene. no, ma non si è attaccato il minestrone, siccome sto facendo un minestrone del mio figlio che è di verdure, siccome mi piacciono i fagioli, insieme al minestrone. A parte in una casseruola ha messo dei fagioli a cucinare. Giustamente l'acqua poi è finita e si stavano appiccicando. Quindi ho dovuto fare una manovra diversiva Mamma per di Angry. salvarli. Una manovra molto naif. Li ho Lo tirati vedi, giù. Claudio, non ti prendo soltanto il trofeo. Mi dà solo a carico. Ho cancellato il quarto della build del tank. Ma Andre, dicimi che mangiamo, eh? Ma perché di qua? Posso fare questa coglia di gioco? Siamo, raga. Aspetta Vai, pronti. che mi cambio qua l'arrosto. Non è che per caso qualcuno voleva entrare, no? Perché i cacciatori così sono uno in meno comunque. Sì, sono quattro. Ciao Nemo. Ciao Nemo. Ciao Nemo. Ciao Nemo. Io ho accettato l'invito, ma devo ancora mangiare, eh. Ah, No, ma già accentissimo stavo, solamenti i mannaggia. cacciatori, solamenti i cacciatori, che già che sempre Ah, vabbè, l'abbiamo allora fatto. aspetta. Arrivo. Continuo. Tecnico? Curo? Devo... Ah no, tanto non funzionano, questo è DPS, no? Sì, DPS. Ok. Voi Claudio, via, facendo quegli avamposetti abbiamo fatto un botto di farming, eh. Sì, io ho preso quasi più 10 livelli. Io pure devo fare l'avamposto. Facciamo Però se tutto le qua. facciamo dopo facciamo direttive, tutte direttive, tutto quanto, pure, mano legate dalla schiena, una gamba che saltella, tutto. Ah, ma non so con voi. Sì, ci vediamo. Dove state? State ancora caricando? No, noi siamo Noi siamo davanti alla porta del boss. Ah, cacchio, io ho nemici dietro. Non vi raggiungerò mai. Come c'hai i nemici, scusa? Dove ce l'hai i nemici? Alla prima dei cacciatori. Ma come? Ah no! Mi sa che non siete insieme. Ma no, Non non siamo sei con noi. insieme. No, Nemo, lui, secondo lui sta dall'altra parte, lui siamo a Summit. Io sto al Summit, vabbè, provo a riunirmi. Sa che sei con Uno un dei altro cacciatori gruppo. veniamo lì da te, eh! Non lo dire, però! Uno dei cacciatori veniamo lì da te! Sarebbe bello uno dei cacciatori che mi inseguono, minchia, bello, cazzo. Mi chiama Acciapparuti. Buongiorno Cristian. Ehi, Cristian, buongiorno. Oh, sarà che buongiorno. Ciao Cristian, ciao. Ciao, buongiorno. Allora, come ci organizziamo? Spezzare là le cose, la colla, che ha fatto? All'attacco. L'attacco.
poi questi cacciatori schiumano da lontanissimo, ti beccano, ti riempiono tutto quanto. Sì, c'hanno la gittata di 70 metri. È come con le granate, sono le braccia di Urtiglio. Invece c'ha la gittata di al massimo 15-20 metri. Siamo da 23 DPS, guarda, mettiamoci... Oh, Cristian, l'ho salutato, mi sentivi? No, ciao, ti ho sentito. Ciao, saluto. Comunque ciao. Oh, ma ieri Stefano, ieri sera, non ci credevo proprio. Tra tutti quelli che hanno tolto l'amicizia, non ci credevo proprio che fosse proprio lui. Ma che stato? Ma ho detto... Tigron che l'ha! Mi ha tolto l'amicizia, figa! Oh! Qua ragazzi, oh! Vai ragazzi, fategli male. Io ho capito veramente adesso la politica della Dead Squad, figa, mamma mia. C'è quello lì, ci crede proprio, penso di essere un colonnello, figa. Vai, fatelo che ora tutti stanno entrando, Dio Cristo. Vai ragazzi. Sparate. Che vanno fatto a me. Quasi è andato. Eccolo. Ma mi ha fatto dargli qualcosa, qualche trappola. Vabbè, fatto. È stato anche l'altro. Niente. Oggi stanno avvelenati. No, vi posso dire una cosa, io è vero allora, ragazzi. Se sta direttive sono più bastardi, sembrerà assurdo dirvelo, ma è vero. Ma non è vero, Stefano. L'abbiamo fatti ieri, ti ricordi l'abbiamo fatti ieri e te con due direttive? No, quanti erano? Casi l'abbiamo sciolti... Ma c'erano anche se direttive, adesso senza neanche una... Oh, c'ho a sinistra, poi no. Guarda. Fai una cosa... Dipende come va, figa. C'è qualcuno che vuole andare al posto mio perché non ce la faccio arrivare fino in fondo. Puoi entrare Cristian che è arrivato adesso. Se non vuole entrare, se non deve entrare nessuno, sì, magari sì, ma di mettere qualcun altro a entrare. No, ci sei tu, Cristian. Ti faccio anch'io lo step al centesimo. Aspetta 5 minuti, so, Francesco lo mangiare. Ci vediamo più tardi. Ciao. Grazie, Nemo. Ciao. No, sale no. Neanche olio. Che facciamo? Vado sotto, vado a mettere direttive. Ma metti qualche direttiva, vediamo. Altrimenti non gliele mettere, vediamo così se è uguale. Poi perché mi sono andato? Ma è impazzito sto gioco. Hai già aperto? Vabbè, poi se non ingaggiamo qua puoi farlo ancora. No, aspetta Ugo. Smantella il drone. Ormai sono partiti. Ormai è andata. Vabbè, facciamoci ammazzare. Vabbè, giusto, vero? Io l'ho cambiata la build comunque. Vai. Ma siamo senza direttive qua. Beh, come facciamo prima a farla senza direttive? E facciamo senza direttive, dai. Io se fosse che per me stava ancora rosicando come a me, sinceramente non me ne fregava un cazzo a me non avere l'amicizia lì.
E insomma, boh. Pure a me me l'ha tolta. Ma ci crede per me, si vede che sta, c'è rimasto un po' male allora, perché cazzo... Ah no, finita. Ciao. Ciao.
Ma caccia o taglia? Taglia, scusami, Taglia. Stai all'occhio. L'ho rifatta 3 volte. Ah sì, tosta. Non è tosta, ma ti esce un cacciatore, ti va in blocco tutto. Ah, diceva pure il cacciatore. Allora è una cosa che va su tutti, sì, la Sì, sì, cacciatore sì, sì, proprio. sì, Ah, ti va in come blocco tutto, ma staccato 2 volte, non potevo usare il torretto, niente. A minchia, ti vedere chiamara sì, tutto proprio. sì. Ed Ma poi non riesci esce a a random, prenderlo, ma cioè lo puoi prendere, non ce l'ho fatta a uccidere, sinceramente. No, ogni volta che lo rifai, se muori ce l'hai ancora il traditore, il cacciatore lì, chi è poi? Ti esce sempre. È una cosa voluta questa qua del. ma lo devi uccidere o ti sparisce? E io non ce l'ho fatta e è sparito dopo un po'. Ah, ok. Però ti rompe le scatole perché ti va tutto in blocco Ma dove? e 2 volte ho dovuto rifare, 2 o 3 volte Ma addirittura. L'ultima taglia della caccia all'uomo. dove? Quella lì di questa volta. Sì, ti esce, che poi non esce sempre nello stesso punto, eh. Ma è un Se ti cacciatore, non ho capito. esce. Sì, è un cacciatore. E se lo uccidi, che Se succede? io non ce l'ho fatta. Ma che ti fa? E nulla, ti manda in blocco le cose, ti viene addosso, ti spara e dopo un po' ti Non ti dà sparisce. niente in più con maschere, cose, E io non ce l'ho fatta, non so se riuscite voi a. Ma non credo perché. Non credo che sia un maschere, penso che sia lì così, magari per un. Sicuramente qualche motivo c'è, però ma ogni non credo cacciatore dà che una Dio. maschera, scusa, può essere quello da una maschera. Se lo uccidi la deve dare la maschera, per forza. Credo. Comunque, ora che lo so, lo metto normale, lo facciamo con il lanciatore chimico, cose. Prova a vedere, però maschere non credo, perché le maschere sono un po' più particolari, sono un po' più per, come Ma si poi scusami un attimo, dice. dico Aspetta che che qua. uno si compra gli shade, 29 si compra i crediti, ti dice che, poi, che alla fine poi ti dà una maschera. Ma che maschera è? È quella del centesimo livello della No, no, stagione. no, quando tu ti compri, per esempio, qua dice, se, quando tu ti compri i crediti, aspetta un attimo, Non lo so, io le ho prese tutte quelle che potevi comprare. valuta premium, ti dice che alla fine c'è una maschera esclusiva, 20 euro, quindi 2000 crediti più bille di bonus, maschera integrale, maschera esclusiva. Ah, sì, è quella, ma è già un po' che c'è. Ma io non lo so che maschera è, perché non l'hai vista? È quella con la griglia, giusto? C'è una specie di griglietta. Ah, guarda, sembra Sì, quella interessante. integrale. Stai, siamo pronti? Sì, abbiamo attimo, ma 3 la build. DPS e quindi dovremmo spaccarli in teoria quando te entrano. Come siamo messi? Sì. Schiumatore mascherato, fuoco. Ah no, non lo so, che faccio io stavano. No, no, io sono. Ah, ok. Poi se vuoi lo fai tu, eh. Vai, faccio io. Proviamo. La cambiamo, magari porto Allora bene. metto DPS. Allora, aspetta che poi faccio un'altra cosa. Qui mettiamo una schiuma. Messo trappola e alveare. Qui Quello mettiamo. verde. Che dici, ste? Trappola alveare, solito. Sì. Te mi metto pure io la trappola. Aspetta che sta caricando la schiuma. Oh, grazie mille. Niente. Possiamo? Vediamo qua sul Vai. computer. Traditori rilevato. Alveare restauratore traditori rilevato. Sistema Arriva il riattivato. primo. Ah no, non è ancora uscito. Perché è nella mia trappola. Arriva. No, tornate indietro.
Tale, tale, eccolo. Vedi che bella lì che è la fondina esotica. Arriva! Così, oh! Qui l'abbiamo... Cioè... 62-120 di danno critico si fa sentire oltre pericoloso. Oia! Oh, yeah. Stavo già quasi facendo fuori dal fondo cazzo. Sistema riattivato. Oh. Missione mangio qualcosa. Sì, anch'io faccio questo, polino, poi sta funzionando. Facciamo mangio qualcosa. Devo fare un salto anche in posta veloce, così almeno pomeriggio sono libero per il coso, così. Ma lì le poste sono aperte H20, nel senso fanno continuato o ci sono qua da noi? No, c'è questa qua piccolina dove abito io, cioè piccolina che è poi neanche tanto piccola, si stacca sul mezzogiorno, se invece vado in quella in città è aperta dalle 8 alle 6 di sera. È sempre aperta, è quella con 12 sportelli, è quella più grande, sì, quella è sempre aperta. Arriva un drone. Tutte le strade belle pulite, manco una cicca per terra. E quello sì, quello devo essere sincero, appena passi in Italia, zona Como, così vedi già una differenza enorme. Sulle strade così se sì, è un po' più avanti. Oh no! Cioè c'è lì a Brogeda, lì alla dogana di Como, appena passi sono non so quanti anni che ci sono giù due buche che non so io cosa aspettano a sistemarle. Invece di c'è una bruciola sopra. Porca miseria. L'ho sparata io. C'è uno che abita ogni giorno, fa quelle buche lì, non so io la drone. Sospensione. Drone. Arriva! Neanche un giallo mi ha dato. Allora. Un altro pianeta. Lui mi ha dato la trappola. Poi il cioccolato, buono, eh. Arriva, sì, arriva. Siamo un po' conosciuti. Data. Sicuramente... quando c'è il danno una cosa che invidio molto dell'Italia almeno sono le gelaterie. Io vedo in Italia quando vai minchia sono quei gelati che invece lì ci sono a pizzica pomarola ancora quelle... è buona. C'è qui dove abito io qua a Paradiso, proprio qua c'è una pizzeria napoletana, si chiama Verace, vinto il Guinness dei primati, ha fatto in 24 ore 12.000 pizze. Minchia! Avevano portato qua... non so quanti quanti forni avevano, erano qua proprio qua vicino a casa mia. Però lì è un posto che il venerdì e il sabato se non riservi non trovi posto. Però fa una pizza che è una bomba. Cioè, beh, fa la Verace napoletana quella lì col sì, porto... sì. Col come cornicione... Sì. Poi... ogni volta si migliora, ma c'è un cornicione che se lo mangi sembra... cioè neanche ti accorgi, cioè è talmente soffice che te ne mangi anche due di pizza, talmente che... non è la fine del mondo. Lì appunto se non riservi non... si fa arrivare appunto i prodotti anche da giù. È sempre pieno. Cosa... io nel ristorante dove facevo la pizza l'anno scorso... ho costruito un forno fatto apposta per fare la Verace napoletana perché è diverso da quelli normali forni. Per fare quella pizza ci vuole un forno specifico. Sì, sicuramente. Ha delle caratteristiche. Poi ovvio ti deve piacere perché conosco tanti che la pizza napoletana per quanto sia buona non gli piace. Cioè...
perché in mezzo rimane sempre un po' più morbida, no? Rimane un po' più... e a tanti non piace così. Oh, minchia, mi ha cecchinato quello. Invece a me La pizza è buona mangerei... in una... In, quindi dice, la pizza è buona in tutte le sue versioni. Sì, io penso che anche la pizza che fa più schifo è comunque mangiabile. Di Nel no, però senso, per dirti, la una volta pizza che... campana, che sia cornicione grosso, piccolo, è sempre fatta con la patria dove è nata la pizza, eh. Ah beh Che certo, a meno dici? che non ci metti sopra il ketchup Sì, non e... è esatto, non è che fa... è persino anche quella di Carlo Cracco che costa 30 euro, non Cioè io quando male. sono stato a New York ho mangiato, ho provato a prendere la pizza quella a slice, no? Quella fetta, Quella nostra? quella L'americana? americana, sì ma Quella è un'altra c'è la... tipologia. Una fetta però quanto è? cioè il problema è che hai un... 2-3 cm di pasta e poi il condimento sopra è... Sì, c'è un po' di pomodoro e mozzarella, ma è altissima, cioè mangi più pane che il resto. Però a loro piace così, va bene. Però Cazzo, io... un'americanata. cioè, per dire l'ho La provata, pizza con ok, ci l'ananas sta. l'hai provata? Ma a me Sì, la sinceramente... stessa cosa qua. Boh, non ne ho mai... Che cagata, come rovinare la pizza? Cioè... Non lo so, queste varianti, per me è no, Ma scusate, stiamo pomodoro, facendo qua, raga. un po' di pomodoro, un po' di bufala, al limite un po' di No, pull, tradizionalista, semplice, bravo. semplice, senza troppe... E Quando lì in vai al Svizzera, minchia, il ristorante... cioccolato top, vedete E beh, è buono, ti dico. voi. Poi Anche l'Emmental. sicuramente sarà buono anche in altri posti, per Vabbè, carità, però, però... minchia, il cioccolato svizzero è tutto il cioccolato... mondo, va. Infatti Io ho degli dovrei amici che hanno un ristorante a andare. Basilea. È bella Sì. Basilea, è Che stato 2 o 3 c'è? volte. È bella sì, Basilea. Io preferisco però il Zurigo, eh. Sì, sono due tipologie differenti. Sì, No, no, vabbè, Zurigo... no, vabbè, qua quest'altro. Ah, vai all'Ancasse. No, no, ci vorrei andare, mi ci vogliono Quella fa la portare. scincia la pasta, eh? Vai alla... Adesso non so come funziona questo coso qua, col Covid com'è, però prima era abbastanza frequentato, Beh, da... un c'era pilupi ci stavi dentro, no? un po' di passerine, Minchia, un po', adesso... un'altra esotica mi ha dato. La macchinetta. Oh, allora, grazie mille, Claudio. E di che? Ci mancherebbe. Io mangio e poi mi collego, cioè nel senso io non so se mi fa, Sì, mangio vado un e poi mi attimo, faccio due o attacco. tre cosette, vado un attimo Vai, tra, così tranquillo. almeno sono Io non ho libero. capito una cosa però, Stefano. Oh. Ma perché con la blu per terra non togli mai, non mi togli mai l'abilità? C'entra qualcosa? Direi che è un bug. Ecco, io il trappolamento ce l'ho sempre attivo. Anche quando ti fa disattivato. Sì, però solo quando c'ho la blu per terra, non so perché. Se tolgo la blu, mi si blocca, disattivano le abilità. Che È un bug. sfondo! Ok. Ecco, se ne sarei kit medici, bastardo, quello ne avrei più io. Ok, qui infatti è un po', si è fatto anche il Ma è gesto, sto un po' l'ultimo mancando questo qua? tagli. O altri due ce ne No, sono? No, due, ce ne sono sono due. due. Ma quello è buggato forse là. È il solito buggato che sta dentro l'interterrestre, quindi se lo facciamo quando torniamo questo qua. Casabianca, non mi gioco il Ma se quello è buggato, allora questo lo stiamo uscire, lui lo intrappola e Devo lo fare la facciamo, weekend, scusa. devo fare. No, no, si muove, non è buggato, aspetta, si è mosso. Anche l'altro suo, Vedi? l'altro non è buggato. No, non sono Ecco, buggato. là, non so buggato. Infatti sta avvenendo proprio quello là. Che è una pacchia, rimane bloccato là dentro, fai proprio bello bello praticamente. Bello, pulito, pulito. Oh, uno sul gruppo di Facebook ha scritto. Antonio, non scrivere cazzate, la Legal Famelica Camaleontica non esiste.
è una, è, no, dico le un'esclusiva di Raid. Ma guarda, ma tutta testa di Michele, tu che sai, la mia era una battuta, La famiglia è scritto di gol, famelica camaleontica, abbiamo messo al centesimo piano. Guarda, è un'esclusiva del Raid. Occhio, occhio che è entrato, occhio, occhio, occhio. Sparando dai coglioni, sì. Dai che c'è l'ultimo. Eccolo. Sai che cosa mi seguo anch'io? C'è un cabaret, una trasmissione di cabaret siciliana. Non so se tu l'hai beccato. L'hai mai vista, Stefano? Beccato, che c'è anche, come si chiama? Che c'è anche Gesù. Che dice, non mi ricordo, devo vedere qua, fa un morire di sale. Perché anche se non c'è tolte parole in dialetto, e non è che è proprio chiaro, ma si capisce il concetto, ma fanno morire di sale. Non c'è più respiro. Ciao ciao. Ma vai a fare in culo. Allora, vediamo cosa c'è di buono. Quanto. La prima bot o malato gas? Secondo. Pece cappeccio. Sono chiaro. Questo no. Questo no. Sacrificio. Però 11 no, per carità. Merda, tutta merda, 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 merda. Vediamo. Tutta schifezza, voglio. Schifezza, schifezza. Battito di segnale. Sì, tutta schifezza così, veramente. Queste fanno più. Minchia. Questo non è male. È pazzo, ma non dico che è il contrario, però alla fine ci sono quelli che ci credono e portano i poemi della gente credulona. E questo c'ho. Mister pazzo, non rispondo qui, no, per cazzo. Madonna. Io poi la gente raga, non c'è un cazzo da fare, che stai a scrivere tutto il pomeriggio. Vabbè, ragazzi, io vado a mangiare, dopo ritorno, Va bene, anch'io ragazzi.